appassionati di hockey su pista, buonasera da parte di Stefano Blanchetti, bentornati al Palaforte di Forte dei Marmi, seconda semifinale di Coppa Italia Amatori Vasken Lodi e contro Crédit Agricole Sarzana. Le due squadre si giocano un posto nella finalissima di domani, dove ad attenderli c'è il Forte dei Marmi che, come avete visto fino a qualche minuto fa, ha avuto ragione del Follonica nella prima semifinale solo dopo i tiri di rigore. Qua accanto a me in cabina di commento il collega amico Gabriele Buffoni, giornalista del Tirreno, a cui do subito il benvenuto. Ciao Gabriele. Ciao Stefano, ciao a tutti i telespettatori. Davvero una finale di una... due giorni, esatto, di Coppa Italia, una final four, possiamo dire così, di Coppa Italia entusiasmante. Abbiamo appena finito di vedere una semifinale veramente incredibile tra i padroni di casa del Forte Marmi e il Follonica. Ci aspetta un'altra semifinale che prospetta tanto spettacolo e una sfida, diciamo, a distanza anche tra due amici rivali come Pierluigi Bresciani e Alessandro Bertolucci dalle panchine. Avete appena visto il tabellone di questa edizione particolare della Coppa Italia, come particolare chiaramente tutta la stagione, che però grazie ai grandissimi sforzi della federazione si è riusciti a portare praticamente fino al suo momento cruciale. Oggi e tra oggi e domani si decidono i titoli della Coppa Italia, poi inizieranno i playoff. Parleremo naturalmente in cronaca anche di quello che è successo prima. Andiamo con le interviste subito ai due tecnici. Cominciamo da Alessandro Bertolucci, allenatore del Sarzana, ai microfoni di Stefano Zamperini. Alessandro Bertolucci, allenatore del Crédit Agricole Sarzana. Questa sera la semifinale tra Lodi e Sarzana. Cosa ti aspetti di questa partita? Qual è le tue aspettative di questa partita? Ma le aspettative sono quelle di vincere, però abbiamo davanti un avversario ostico, un avversario di qualità, quindi ci immaginiamo che sia una partita complicata. E niente, si spera di averla preparata nel miglior modo possibile in queste ultime settimane. E niente, mi auguro che i ragazzi, insomma, siano tranquilli per poter giocare una competizione di alto livello così, per poterla poi per potersi anche poi divertire fino all'ultimo minuto. Ovviamente c'è da fermare un attacco tra i migliori d'Italia, sono il migliore d'Italia, ovviamente molto dipenderà dalla tua difesa. Sì. Io credo che la chiave sia quella lì, fare un'ottima difesa e limitare gli attacchi del Lodi, che comunque ha dei grandi campioni, ma credo che comunque la chiave di lettura della partita sia la fase difensiva e la serenità. E la speranza è quella di ribadire l'ultima edizione della Coppa Italia dove siete arrivati in finale? Ma sì, sarebbe un sogno anche questo, ripeto, preparata l'abbiamo preparata bene, ora ci sono 50 minuti che dobbiamo giocare al massimo e senza pensare neanche più di tanto a quello che potrà succedere. Con la mente sgombera si gioca meglio. In bocca al lupo, a presto. Grazie a voi. Allora di Alessandro Bertolucci, che col suo Sarzana è arrivato a centrare la finale proprio nell'ultima edizione della Coppa Italia disputata 2019 a Trissino. Lodi in pista per le ultime battute di riscaldamento. Andiamo allora sempre con Stefano Zamperini a sentire le parole di Pierluigi Bresciani, allenatore dell'Amatori Vasken Lodi. Pierluigi Bresciani, allenatore dell'Amatori Vasken Lodi. Stasera una bellissima partita tra voi e il Sarzana. Quali sono le tue aspettative per questa importante semifinale? Le aspettative sono che si faccia una grande partita, perché se vuoi andare in finale devi fare una grande partita. Niente, siamo pronti, siamo venuti qua a giocarci contro una squadra che a regola ha fatto un grande campionato, sta giocando bene, l'ha dimostrato e tutto, che è difficilissimo da affrontare. Abbiamo visto la prima semifinale, è finita a rigori, sono molto equilibrate, giochiamo con la quarta in classifica che comunque è arrivata solo a 6 punti da noi, non è che sia andata tanto dietro. Perciò insomma, è una partita difficile che se la giochi con le giuste determinazioni hai le qualità per portarla a casa, ma devi giocare bene, bene, bene. È un Sarzana che è cresciuto molto, è in dubbio. Ovviamente è solida, forse in difesa può dare qualcosa in più, però il vostro attacco è sicuramente tra i migliori d'Italia. Ma anche il Sarzana attacca molto bene, gioca, è una squadra che gioca di squadra, sa tutto fare, ma
ma anche noi siamo una squadra, sì, l'attacco, è una partita secca, potrà avere mille svolte, non sappiamo, dipende anche poi da tanti fattori, da tanti piccoli dettagli, te la devi giocare con quella voglia, con quello spirito di volerla portare a casa, se no è inutile essere venuti qua. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, ciao ciao ragazzi. E questo era Pierluigi Bresciani, entrambi i tecnici hanno parlato di fame, di chi avrà più fame che potrà spuntarla stasera. In questa seconda semifinale è entrato in pista anche il Sarzana, allora Lodi secondo, Sarzana quarto al termine della regular season, solo 6 i punti di differenza al termine della stagione regolare, e mentre vediamo proprio la classifica con cui le squadre hanno finito, 2 vittorie in regular season dell'Lodi sul Sarzana, molto sofferta quella al Palacastrato in 4-3, ti chiedo Gabriele, ovviamente cambia tutto stasera perché è una gara secca e è completamente diverso da quello che abbiamo visto fino adesso. Ma sì, basti ricordare quella Final 8 allora a Trissino in Coppa Italia, queste sono il tipo di partite in cui in 50 minuti, forse anche di più, abbiamo visto la scorsa della prima semifinale di questa edizione, ci si gioca tutto, l'accesso alla una finalissima per giocarsi un trofeo, e in questo un agonista come Alessandro Bertolucci è nella sua dimensione migliore e anche sa preparare queste partite nel modo migliore. Io mi aspetto molto da questo Sarzana, così come altissime sono forse ancora di più le aspettative su un Lodi che nell'ultimo periodo, tu me lo potrai anche confermare, ma già lo testimoniano comunque i risultati anche della regular season, non solo ha rischiato, diciamo, quel secondo posto in classifica, ma non sta vivendo il momento migliore, diciamo, della sua stagione. Il Sarzana invece quest'anno ha concluso, lo ricordavamo anche prima, con 51 punti, un record in regular season per la squadra ligure, e questo, come lo diceva proprio Mirko, proprio Alessandro Bertolucci qualche giorno fa in un'intervista che aveva rilasciato al nostro giornale, è un sintomo di una crescita che in questi anni, proprio a partire da quella Coppa Italia del 2019, ha portato il Sarzana a essere comunque una delle realtà più affermate a livello italiano e a giocarsi oggi qui il pass per la finalissima. Abbiamo visto in grafica le due squadre, il Lodi che recupera Valentin Grimal, portiere titolare in panchina a Bassano per un problema fisico, ma pienamente recuperato, che stasera torna tra i pali. L'altra chiave sicuramente di lettura di questa sfida è che si affrontano il miglior attacco del campionato, addirittura 150 gol, Lodi che non aveva mai raggiunto questi numeri offensivi da quando è tornato in Serie 1 nell'ormai lontano 2005, dall'altra parte la seconda miglior difesa, e questo è un dato ulteriore perché insomma il Sarzana è finito secondo dietro al Forte in quella speciale classifica, a testimonianza della grande solidità che Alessandro Bertolucci ha saputo dare ai suoi ragazzi, che lo ricordavi tu prima Gabriele e lo ripetiamo adesso, nell'ultima stagione che di fatto è stata portata a termine, quindi nel 2019, Sarzana ha raggiunto finale di Coppa Italia, persa col Breganze, finale anche in Coppa Cers, quindi esatto. Squadra che oramai è abituata a giocare a certi palcoscenici. Vediamo se la regia nel frattempo manda i quintetti, eccoli qua, che dovrebbero essere assolutamente quelli titolari previsti alla vigilia, quindi Grimalt con Illuzzi e Tornere, compagno e Jordi Mendez davanti, nel Lodi, nel Sarzana, Corona tra i pali, Pinazzar con Borsi dietro, Johan Galbas e Chicco Rossi davanti. E ricordiamo anche, scusami se ti interrompo Stefano, che tra questi successi hanno portato poi a essere Alessandro Bertolucci il candidato e erede di Massimo Melotti alla guida della nazionale senior, quindi un ulteriore successo per Alessandro Bertolucci. Assolutamente, assolutamente. Allora manca ormai pochissimo, arbitrano la partita i signori Carmazzi di Viareggio, Galoppi di Follonica, al tavolo il signor Alberto Fabris, squadre che si stanno preparando, stanno ultimando i loro preparativi prima di entrare in pista. Dicevamo, potranno essere più di 50 minuti, l'abbiamo visto con Forte e Follonica, le due squadre che arrivano a questa Final Four. Il Sarzana, dopo aver superato nei quarti di finale al Vecchio Mercato 5-3 il Montebello, il Lodi ha avuto la meglio del Bassano al Pala Castellotti 6-2 con grande protagonista Jordi Mendez, autore quella sera di 4 gol, tutti nel secondo tempo. Squadre pronte a partire.
Dunque si cercano da questi 50 o forse più minuti gli avversari del Forte dei Marmi, che padrone di casa aspetta la vincente di questa sfida nella finalissima di domani, che assegnerà il primo titolo di questa stagione, ma soprattutto il primo titolo diciamo post interruzione per Covid. L'ultimo, lo ricordiamo, è stato segnato sempre su questa pista, fu la Supercoppa del 2019, che credo tu Gabriele ti ricordi bene, con la vittoria del Forte sul Breganze. Sì, all'inizio di quella stagione maledetta, viene da dire, perché proprio agli albori di quella Coppa Italia che si sarebbe dovuta disputare a Lodi fu interrotta, causa ovviamente di forza maggiore, per la pandemia. Un'altra chiave di lettura, Stefano, che suggerisco anche ai nostri telespettatori è l'intenzione di queste squadre, al di là ovviamente che l'obiettivo principale è staccare il pass, di chiuderla prima dei supplementari, proprio per godere di una sorta di vantaggio nei confronti di una squadra, di una finalista come Forte dei Marmi, che ha speso veramente tantissimo nella semifinale contro il Follonica, arrivando addirittura ai tiri di rigore. E allora è iniziata Lodi Follonica col primo attacco del Sarzana, chiuso da Compagno. Qua va a terra tornare nell'area del Sarzana, indica la pallina a Carmazzi, dall'altra parte subito Borsi in diagonale, palla a lato, gara iniziata veramente a mille all'ora, subito doppio ribaltamento di fronte da una parte e dall'altra. Nel frattempo Galoppi va a richiamare la panchina lodigiana per qualche protesta di troppo, evidentemente pensiamo sull'azione precedente. Aggiungo a quello che dicevi tu del Forte in precedenza, del Forte insomma in questa Coppa Italia non si è mai annoiato, perché una semifinale ai rigori tiratissima col Follonica, un quarto che è stato probabilmente la partita più bella di questa stagione in assoluto contro il Trissino, finito 7-6 ai supplementari. Il Luzzi intanto manovra, attaccato da Ipinazar dietro la porta di Corona, tiene palla il capitano giallorosso, che proprio contro il Sarzana in campionato realizzò la sua 300ª rete con la maglia del Lodi. Compagno, scarico dietro ancora per il Luzzi da tre quarti, la sua conclusione a cercare anche la deviazione di Mendez, chiude bene Galbas e poi alla meglio anche sul confronto. Riparte Ipinazar, due nel Sarzana, gli ex della partita, Chicco Rossi che vedete in pista adesso con la maglia numero 57 e Francesco De Rinaldis che siede in panchina e che proprio qua con il Lodi nel 2016 conquistò la Coppa Italia in quella che allora era a tutti gli effetti una Final Eight, vincendo in finale contro il Bassano. Ipinazar, il blocco di Rossi che poi si libera della marcatura di Tornier ma commettendo fallo, primo fallo di squadra della partita. Carico del Sarzana con il Lodi che può riattaccare. Tornier, va via bene Ipinazar, poi va la conclusione che però Corona è bravo a bloccare lì e poi a far ripartire Borsi. Fischia ancora Carmazzi per interrompere il gioco, perché Chicco Rossi deve aver perso una ginocchiera poco fa. Primi due minuti, Gabri, ancora insomma ovviamente è ancora molto presto, però non mi sembrano due squadre che stanno ad aspettarsi, ecco. No, soprattutto il Lodi ha già fatto capire l'antifona di questa partita, il Tornier, perno offensivo di questa squadra, che ci ha fatto vedere un paio di occasioni, ha mostrato già il lato debole dove Galbas non riesce ancora a tenerlo e per due volte già ha impegnato la prima diciamo un po' rocambolescamente dopo un fallo. Tanta attenzione alla conclusione di Borsi dalla distanza, respinge Grimale, c'era subito Chicco Rossi pronto, marcato da Jordi Mendez, diciamo un altro, una sfida tra attaccanti, tutti nell'area di rigore lodigiana. Fischio a due di Galoppi, dicevi Gabriele? Sì, è un Lodi appunto che è partito cercando subito la verticalizzazione, attenzione però a non esporsi troppo, perché proprio come abbiamo visto in questa occasione il Sarzana gioca molto sulle palle corte della spinta del portiere. So che Bertolucci si è studiato approfonditamente i video del Lodi e soprattutto delle respinte di Grimalt proprio per preparare i suoi a questi tap-in che vedono in Chicco Rossi insomma uno dei suoi interpreti migliori, sì, in Italia. Assolutamente. Ipinazar si fa largo tra due maglie giallorosse, poi costretto a indietreggiare dalla pressione di Mendez. Galbas dalla distanza ancora, la sfiora Tornier, poi la palla resta lì e arriva proprio Chicco Rossi sulla pallina vagante a portare in vantaggio il Sarzana esattamente al 2:20, al 2:20, vedete pallina che resta lì, lo vediamo nel replay e si avventa Chicco Rossi su questa pallina vagante a portare in vantaggio il Sarzana. Gabriele, decisamente buon profeta, non c'è stata respinta di Grimal ma della balaustra, ma Chicco Rossi ha confermato di essere ottimo interprete in questo particolarissimo fondamentale, ha trafitto Grimal, Sarzana avanti. Eh sì, adesso vediamo la reazione del Lodi, ma deve, l'avevo appunto profetizzato pochi secondi fa,
Il Sarzana ha questo tipo di gioco anche favorito nella regular season dalle caratteristiche della propria pista, certo. Giocare sempre sui rimbalzi, verrebbe da dire citando un termine cestistico. È chiaro che anche in una pista di maggiori dimensioni, se hai avuto il tempo di studiare bene l'avversario, i movimenti dell'avversario e soprattutto di allargare i tuoi schemi adattandoli a una pista più grande, riesci poi ad incidere come abbiamo visto fare. Checco Rossi è stato veramente un condor ad andare a acciuffare quella pallina vacante prima ancora che il difensore, che se non sbaglio nell'occasione era Luzzi e Tornera, entrambi che sono effettivamente insomma esatto, rimasti un attimo a guardare sul rimbalzo, non erano ancora pronti ad andare sulla pallina, lui invece era già pronto per il tiro, era già pronto per segnare. Per Checco Rossi, che avevamo detto all'inizio è ex di questa gara perché ha vestito per un anno non indimenticabile a livello personale e di squadra la maglia dell'Lodi, è il 30° gol stagionale, il secondo in questa Coppa Italia. Tra l'altro Checco Rossi, anche ex del Forte dei Marmi, so che con il Lodi diciamo ha sempre quel sapore particolare, esatto, ha sempre quel dente un po' che gli fa male ogni volta che vede le maglie giallorossa, per cui per lui un gol sicuramente che vale doppio. Ed effettivamente insomma non si è smentito. Vediamo la reazione della formazione di Gigio Bresciani con Compagno, che però viene fermato dal fischio del signor Carmazzi. Falli di squadra, come vedete sono 2-2. Adesso Lodi recupera palla, Mendez prova a farsi largo ma arriva il raddoppio vincente di Ipinazar. Grande aggressività anche nei raddoppi della formazione rossonera, che sta giocando con grande personalità e grande padronanza della pista. Borsi, Ipinazar, Tornera su di lui con troppa foga, e il terzo fallo di squadra del Lodi, una caratteristica sicuramente non positiva della formazione di Bresciani quest'anno, spesso troppi falli nel tentativo di essere aggressivo. Qua la conclusione di Pinazzar respinta da Grimaldi, naturalmente ancora di più in una partita secca il computo dei falli di squadra va tenuto particolarmente sott'occhio. Occhio a Rossi che prova ad andarsene ancora in Luzzi, lottano i due, alla fine il fischio arriva stavolta a punire l'attaccante rossonero. Compagno prova a spronare lui i suoi, va a sbattere contro la balaustra, non c'è niente, si gioca. Allora ancora il 77 in possesso di Sfera, costretto a indietreggiare, prova a ragionarci un attimo su, ma Sarzana molto intenso nella fase difensiva, sia che cerca di stare alto come nell'azione precedente, sia che si abbassa un po' di più. E qua ancora raddoppio vincente, riparte Borsi con la sua conclusione che dopo la deviazione di Luzzi termina larga, ma sulla seconda palla è ancora il Sarzana. Ricordiamo poi che il Sarzana può contare su quello che è di fatto il secondo portiere migliore della Serie A1, che è appunto Simone Corona. Corona, insomma un ragazzo che, tanta attenzione, il tiro ancora del Sarzana, respinge Grimalt, dicevo un ragazzo che è cresciuto moltissimo nelle ultime stagioni e che proprio con Bertolucci ha toccato gli apici della sua qualità in porta. Assolutamente, lo ha sottolineato anche Bresciani alla vigilia, come il Sarzana abbia proprio in Corona, anche nello stesso Checco Rossi, che a Sarzana ha davvero trovato la sua dimensione ideale. Qua occhio a Compagno in area, pallina che comunque resta nella disponibilità del giocatore giallorosso, diciamo di Corona e Rossi, che probabilmente hanno trovato proprio la loro completa maturazione alla guida di sotto la guida di Alessandro Bertolucci. Intanto fallo fischiato al Sarzana, il quarto contro la formazione rossonera. Lodi che comunque sta facendo un po' di fatica a trovare quelle soluzioni in attacco per andare a colpire Corona. Ci ha provato prima Mendez con una deviazione ma di fatto è stato anticipato. Ancora occasioni pericolose, per il momento pochine per la squadra giallorossa. Mendez, Illuzzi per Compagno, Ipinazar su di lui, allora esce Torner a ricevere palla, il taglio di Mendez, cerca Illuzzi, pallina che però viene recuperata da Rossi che poi allarga non benissimo ma riesce a mantenerla. Borsi, scarico su Galbas, Ipinazar, occhio che ha spazio per lasciare andare il suo tiro che però viene respinto da Capitano Illuzzi davanti all'argentino del Sarzana. Torner ancora per Illuzzi, Lodi che deve provare a salire un po' di ritmo anche perché insomma il Sarzana sta contenendolo bene in questi primi 7 minuti di partita. Qua occhio a Borsi che sradica, palla a Torner, parte in uno contro uno, c'è il rigore secondo Carmazzi, Torner lo ha agganciato in area, allora rigore Sarzana, rivediamo.
pallina pulita perfetta recuperata da Morsi, che poi va in area, il tocco c'è ed è probabilmente anche in area. Allora rigore Sarzana. Questa attenzione, perché anche a livello nervoso conta molto se il Sarzana riuscirà a insaccare. Due gol non sono niente nell'hockey su pista, non smetto mai di ripeterlo, però per questo Lodi che stava già cercando di forzare e che proprio nell'aspetto nervoso, come ricordavi, ha un po' il suo tallone d'Achille, andare sotto di due gol potrebbe anche rischiare di spezzare un po' gli equilibri interni alla squadra di Gigio Bresciani. Galbas contro Grimalt, 6:23 sul cronometro del primo tempo. Parte Galbas, traversa clamorosa, la recupera il 55, poi bravo Grimalt nel tap-in, dunque Lodi che si salva con anche un pizzico di fortuna e poi la bravura del suo portiere argentino, che nella respinta è riuscito a chiudere la strada a Galbas. Si resta quindi 1-0. Ancora Sarzana però in possesso di sfera, Ipinazar, Lodi che ha bisogno di scuotersi, e se ne è accorto anche il suo allenatore Gigio Bresciani, che infatti è pronto a chiamare il primo time out della gara. Compagno per il Luzzi, prova la conclusione dalla distanza, palla che supera la traversa di Corona, resta nella metà pista rossonera Borsi, subito su per Rossi nel cerchio di centropista. Rossi contro Torner, prova a fare tutto da solo, bravo qua Rick Torner a chiudere il tentativo un po' troppo solitario di Chico Rossi. Luzzi dentro per Mendez, non aggancia il 66, non era facile su questa palla volante del capitano, poi Mendez a lottare nell'angolo sotto gli occhi di Galoppi, hanno la meglio i due difendenti rossoneri. Allora Galbas, quello che sta mancando un po' nel Lodi e che si è visto invece che ha fatto la differenza in molte partite della regular season è proprio l'intesa tra al momento, per il momento, di Torner e Mendes, che sono soliti cercarsi e trovarsi con una certa fluidità, invece stasera abbiamo visto alcune soluzioni personali, quelle più interessanti, mentre quando si sono cercati è sempre mancato quell'ultimo passaggio, quell'ultimo assist per poi concludere efficacemente a rete. E devo dire che tra l'altro proprio a supporto di quanto stai dicendo, fino adesso Mendez, che qua intanto intercetta una pallina ma resta nella possibilità di Pinazar, dicevo Mendez che è un giocatore che chiaramente per le sue caratteristiche così particolari va a cercare molto spazio in area, cerca di liberarsi. Sarzana fino adesso l'ha ingabbiato molto bene, però c'è il primo time out della gara con la panchina dell'Odi, con Bresciani. Allora vediamo di andare a sentire quali sono le indicazioni del tecnico lodigiano, se riusciamo con i nostri potenti mezzi per giocare la diagonale, non c'è bisogno, è lunga la partita da recuperare, giochiamo tranquillo, non andiamo già a cacciare da tutte le parti, lasciamo questo spazio e facciamo il loro gioco, testa, giocare con la testa. Due, in fase d'attacco tiriamo la palla un secondo, vado su da un porta, porca miseria, bisogna comandarlo noi il gioco, se ci mettiamo a fare avanti e indietro vanno avanti loro, perciò adesso ragazzi giocare, guardate bene, si gira, allora la diagonale e si parte, non è obbligatorio, se si fa il passaggio non facciamo così, facciamo nello spazio che la va a prendere il passaggio, ok? E se no si fa questo, il laterale è venuto, il laterale viene, il laterale è venuto. Un'altra cosa da migliorare molto, bisogna andare davanti al tiro, perché abbiamo preso tiri, respinte tutte le volte qua là, e qui bisogna comandare noi, non farlo stare qua, bisogna essere più incazzati, più incazzati, Beh, è più chiaro di così, insomma, mi sembra difficile. Ha sottolineato un po' tutto quello che avevi osservato tu del Sarzana, quindi mettersi davanti ai tiri per stare attenti alle seconde respinte e poi giustamente di non cercare continuamente di forzare il tiro e prendere ripartenze, ma di giocarla, perché poi la partita è molto lunga. Ha detto anche un'altra cosa interessante che avevamo colto anche noi qua in telecronaca, ovvero forzare sulla linea laterale, perché quella, abbiamo detto, l'ha detto anche Bresciani, quella viene, credo che si riferisse, noi non abbiamo visto ovviamente la tabella su cui lo indicava, ma credo si riferisse alla laterale proprio di destra, dove il tandem, vediamo ora che c'è Mendez, ma in realtà è un tandem tra Mendez e Torner, può creare serie difficoltà un po' il Galbas, che stasera non è forse nella serata migliore. Esatto,
Esatto, soprattutto anche perché poi se si ritrova magari a contrastare Mendez con la situazione anche fisicamente, ovviamente qualcosa paga. Torner, eccolo che va via da destra, si libera Mendez, prova a fare tutto Torner da solo, pallina che però viene recuperata dal Sarzana con Borsi che poi riparte, qua compagno un po' leggerino, anche addirittura quasi scostato per non andare contro il capitano rossonero. Il Lodi recupera comunque palla con Torner che serve il Luzzi. Se compagno c'era andato leggerino, il Luzzi ha proprio spostato Borsi, esperienza contro allo Borsi, stato un po' puro, di paura. Esatto. Qua adesso i Pinasar ancora in anticipo su Jordi Mendez che continua a faticare un po' nel liberarsi, nel trovare spazio. Rossi qua chiuso da compagno. Torner prova a imbastire l'azione dei suoi, chiama lo schema. Deve sicuramente avere pazienza il Lodi, la gara è lunghissima come l'hai ricordato anche tu a inizio telecronaca, certamente avere pazienza ma anche magari alzare un attimino l'intensità dei giri del motore, perché ovviamente questo giro palla anche piuttosto morbido e lento ovviamente favorisce il Sarzana. Qua fallo piuttosto inutile di Mendez, il quarto del Lodi. Hai ragione, deve un po' alzare il ritmo in Lodi, però non è il modo sbagliato di interpretare la partita quello che sta mettendo in pratica, perché come ha detto anche Bresciani, abbiamo sentito, inutile fare avanti e indietro, perché questo favorisce un gioco, certo, come quello del Sarzana, che è tutto giocato soprattutto sulle seconde palline, sulle anche palline più sporche, sui rimbalzi. Notare anche un'altra cosa, la difesa del Sarzana è questo rombo molto fluido, riescono a trovare bene le posizioni i difensori del Sarzana, e questo impedisce a Lodi, in questo giro palla molto fluido che può godere, di cui può godere la squadra lombarda, grazie anche insomma a quelle innegabili, certo, qualità che ha in rosa e le individualità che possiede, non gli permette di trovare il pertugio giusto, perché non hanno mai punti di riferimento negli avversari per capire dove poter colpire. E intanto la conclusione di Galbas che termina lato, c'è stato nel frattempo il primo cambio della partita con Francesco De Rinaldis, l'altro ex di turno in pista al posto di Davide Borsi. Fra De Rinaldis, altro giocatore che nelle sue stagioni lodigiane ha lasciato un ricordo assolutamente indelebile nei tifosi, nella gente, nella società, e soprattutto ha raggiunto una grande maturazione, insomma, che quest'anno ritornare a casa per la seconda volta è stato sicuramente un innesto di qualità ed esperienza in più per Alessandro Bertolucci. Qua Mendez tenta una girata che non gli riesce, gli sfugge via palla, poi recupera Galbas su Ipinasar proprio per Fra De Rinaldis, che come ha raccontato, sentivo in settimana anche ai microfoni di Hockey Talking, nasce attaccante ma col tempo, come i grandi giocatori un po' nel calcio, ha sempre più tornato indietro, è diventato anche un ottimo difensore, adesso giocatore che sa interpretare le due fasi davvero molto bene. Occhio qua alla conclusione di Galbas che esce altissima ma andava proprio a cercare la deviazione o la seconda palla di De Rinaldis là in area. Intanto Carmazzi fischia, interrompe di nuovo il gioco, era andato a terra Domenico Illuzzi. Sì, De Rinaldis, come dicevi tu, un perno di esperienza e anche fisicità nel Sarzana. Evidentemente Alessandro Bertolucci ha voluto dare un cambio, tanto per dare qualche minuto di riposo anche a Capitan Borsi, ma anche per dare un perno di maggior solidità alla fase difensiva, uno che tra l'altro conosce bene i veterani del Lodi e che insomma è un giocatore che ha lasciato, come dicevi tu, un segno sicuramente positivo, come positivo l'ha lasciato il padre. Mi viene da dire che la famiglia De Rinaldi dove è andata, sì, mi viene da dire, anche pensando a Vercelli, attuale piazza di Paolo De Rinaldi. Paolo De Rinaldi, che domani sarà protagonista, esatto, con il suo Vercelli della finale contro il Viareggio di Mariotti, una sfida assolutamente suggestiva anche insomma tra due grandi piazze dell'hockey italiano, e che oggi con la Serie B, facendo un po' da diciamo sostituto del collega della squadra cadetta, ha già alzato una coppa, lui che qua una coppa con Lodi l'alzata. Occhio a Torner, il suo diagonale palla lato, e frattempo qualche istante fa mentre noi stavamo parlando avete visto una combinazione tra i due nuovi entrati nel Lodi, Greco e Cinquini, con lo strappo, l'accelerazione del 21 per Elia Cinquini, conclusione respinta da Corona. Il punteggio è sempre di 1-0 Sarzana, decide per ora il gol di Rossi dopo meno di 3 minuti. Intanto altro cambio stavolta nel Sarzana, mentre Cinquini va a commettere il quinto fallo del Lodi. È entrato Osorio nel fila rossa.
rossonere al posto di Chicco Rossi, il time out adesso chiamato da Alessandro Bertolucci. Allora, come prima, andiamo a sentire le parole del tecnico rossonero. Ora, due cose: uno, nella fase difensiva, l'ho detto a Alvaro prima, se mettono Greco, avete visto ora, diagonale lunga, se mettono Greco alto lo fanno fisso loro e gli danno lo spazio per poter fare la diagonale lunga, ok? Si decide una cosa, decidiamo o lo prendo alto e non faccio ricevere la palla, o altrimenti nel momento che parte tutti questi qui ci si abbassa e si chiude gli interni, ok? In fase offensiva non voglio che stiamo fermi, non diamo punti di riferimento, gioco un 7, esco fuori, palla lunga, lo diceva Chicco ora, se esco fuori che mi tagliano la balaustra, questo rientra e questo gli fa un filtrante in mezzo al quadrato. Veloce, veloce, perché noi 3-4 diagonali la possiamo fare, ma la quinta siamo morti, ci dovete aiutare a mandare in volo. Facciamo la rotazione a 3, se resti qui, perché se vieni a fare un blocco qua ci mettiamo in diamo quadrato. profondità per tenere il campo bello aperto, giochiamo con la testa alta, ok, forza ragazzo, profondità, teniamo il campo aperto e subito la contromossa sull'ingresso di Greco. Eh sì, un tattico puro quello di Alessandro Bertolucci, che però ha anche ascoltato molto le indicazioni dei suoi ragazzi, in particolare Galbas, che stava cercando di dirgli appunto alcune tattiche da pista che solo da pista puoi vedere. Una piccola analisi, sì, sull'ingresso che aveva annunciato appunto di Elia Cinquini, e intanto attenzione al gol su punizione di Francesco De Rinaldis. E allora sono proprio i due ex che colpiscono, prima Chicco Rossi, poi De Rinaldis. Rivediamo qua il tocco di Pinasar per Francesco De Rinaldis, conclusione a fil di palo, nulla da fare per Grimalta, barriera un po' così a due Allegra che si è spostata subito, palla nell'angolino, Grimal neanche probabilmente l'ha vista. Era doppio del Sarzana, un'uscita dal timeout discreta della formazione di Alessandro Bertolucci. 12:38 alla fine del primo tempo, il Sarzana avanti 2-0. Beh, una punizione da pinturicchio, mi viene da dire, essendo un tifoso juventino, e una barriera alla Cristiano Ronaldo, esatto, di quest'anno, mi viene da dire, giusto per par condicio. Però sì, un colpo freddo sicuramente quello subito da Lodi. Io stavo proprio dicendo che l'ingresso di Greco e Cinquini aveva un po' cambiato le geometrie in pista dell'Lodi, perché Cinquini è uno che ha un grande tiro dalla distanza, certo, e questo secondo me potrebbe essere una mossa di Bresciani per avere un'altra soluzione oltre agli ingressi in area di per esempio Greco o Torner. Intanto attenzione, clamorosa palla dentro di Torner per Greco, la sua conclusione a tu per tu e la gran risposta ancora una volta di Simone Corona. Lodi che dunque adesso deve veramente scuotersi, perché è vero che manca ancora un'eternità, ma è vero anche che il Sarzana adesso è sul doppio vantaggio, 2-0, decidono Chicco Rossi e Francesco De Rinaldis. Galbas proprio per De Rinaldis, arriva però il fischio di Carmazzi per rimettere a posto la gabbia di Valentin Grimald che si era spostata. Qui si riprenderà con la palla sempre in possesso della formazione rossonera, sotto di due e avanti di due, quel raddoppio dell'88. Osorio perde la pallina tra Torner e compagno, la recupera il 77, prova a portare sui suoi, il movimento di Cinquini davanti a lui, poi palla per Torner, ancora Cinquini per compagno, ha di fronte a sé Osorio, scarico dietro per Torner, compagno si prende lo spazio e va a trovare questa grandissima conclusione a fil di palo, Checco Compagno per il gol del 2-1, il centesimo in maglia giallorossa, dunque anche un gol a livello simbolico importante, ma importantissimo perché riporta il Lodi a meno 1, questa gran conclusione che non lascia scampo a Corona. Ci voleva un episodio, ci voleva uno squillo, l'ha trovato il 77. Sì, Lodi aveva bisogno proprio di una scossa per cercare di reagire, perché oggettivamente in questi primi quasi 14 minuti si era visto poco del potenziale reale della squadra di Ciccio Bresciani. Intanto attenzione, perché De Rinaldis stava addomesticando una pallina non semplice, ma c'era riuscita al vertice basso dell'area. Ancora De Rinaldis, gran palla dentro, occhio Osorio, ancora Lodi che in mezzo a quell'area non riesce a trovare mai il tempo giusto per intervenire, si arriva sempre un attimo prima una maglia rossonera, si vuole sicuramente anche maggior reattività e cattiveria in area, cattiveria naturalmente non per andare a fare un fallo da rigore, ma per andare a recuperare quella palla. Altro timeout alle viste intanto per Ciccio Bresciani dopo il gol di compagno. Adesso De Rinaldis per Ipinasar,
ancora a largo da Frade Rinaldis, scarico per Ipinasar, cerca una soluzione, va in verticale da De Rinaldis, si torna dietro da Galbas che va alla conclusione, però debolissima su Grecocchio che ha un po' di spazio, prova, pensa per un attimo di prenderlo Alberto Greco, poi lo scarico dietro da Compagno, allora Torner, va via Torner, in area però non c'è nessuno ad occupare il rettangolo difensivo rossonero, Compagno, Torner per Cinquini, ancora Checco Compagno, autore poco fa della rete numero 100 con la maglia giallorossa, qua va via ancora in bello stile, poi viene fermato regolarmente da due maglie rossonere, qua Galbas, grande azione, conclusione deviata, mi è sembrato di spalla, quasi da Grimal, palla a lato, qua però grande azione di Galbas che era andato via a Torner, la rivediamo, va via facile a Greco, poi Torner prova a recuperare, Grimal con la spalla riesce a mettere fuori questa pallina, grande intervento, time out Lodi, allora andiamo se riusciamo a sentire anche questa volta le parole del tecnico giallorosso. Avete fatto un'azione da Oki, sta aspettando tutti i laterali, lui è rientrato, ha fatto gol e abbiamo fatto gol. Una cosa, gioca Domenico qui dentro adesso. Una cosa ragazzi, mettiamoci bene in testa, se non vogliamo prendere tiri addosso bisogna stargli vicino a quello che gli fa la palla, dargli pressione, il tiro non tira, ma se tira il tiro deve passare, perché ogni tiro che arriva là ci rompono i coglioni, o difendiamola perché l'altro sono tutte loro, bisogna cambiare l'atteggiamento difensivo lì, la partita la vinciamo se miglioriamo la difesa, dai, forza dai, ragazzi, in attacco, siete sempre arrivati anche a porta davanti al portiere, ok? Dai, forza dai, raga! Allora, se dovesse per qualsiasi motivo il vice allenatore del Lodi, Luca Giaroni, andare da un'altra parte, essere per una settimana assente, proponiamo Gabriele Buffoni come vice di Gigio Bresciani, perché lo conosce talmente bene che ancora Gigio poco fa ha risottolineato quello che dici tu praticamente da inizio partita, quindi dobbiamo essere più decisi lì, e lì intendeva nella nostra area, perché insomma il Sarzana arriva sempre prima. Intanto prima di il commento che ti faccio fare, vedo che c'è problema forse per qualcuno in panchina del Lodi, è rientrato il Luzzi per Greco, non so se è lui che si sta facendo massaggiare, vedo da il fisio Verdelli, comunque Gabriele ha detto ancora questo Bresciani poco fa nel time out. Beh, io ti ringrazio tanto, ovviamente avendo passato con Gigio Bresciani insomma tante stagioni qua, ovviamente ognuno nei propri ruoli, certo. Ma avendolo commentato, avendo raccontato insomma le imprese del suo Forte dei Marmi per tanti anni, ormai ho imparato a conoscerlo, lo cito, nell'occhio non si inventa nulla, e infatti insomma è una lettura questa che era facile da dare, penso, per chiunque, comunque chiunque conosca un po' le squadre, un po' questo gioco. Che dire, ha detto anche una cosa molto importante, dobbiamo cercare di essere anche un po' imprevedibili, ha detto si aspettavano un tiro, intanto attenzione, occhio Osorio Sarzana. Per Ipinasar che la mette sotto la traversa, 3-1 Sarzana, la Bresciani lamenta un fallo alla balaustra su Compagno che probabilmente non c'era, qua lo rivediamo il contrasto, poi si scontrano Cinquini e Compagno, riparte il 2 contro 2 Sarzana, Osorio per Ipinasar che davanti a Grimal non perdona, 3-1. Normali e comprensibili le proteste per questo tocco che c'è stata alla balaustra, a mio avviso non era fallo, ma io fossi Bresciani redarguirei un po' chi dietro doveva stare sulla marcatura di Ipinasar, perché sì, conosciamo tutti le qualità di Ipinasar, un finalizzatore veramente come ce ne sono pochi per freddezza e per incisività, però a maggior ragione gli devi stare incollato ogni volta che entra in pista. Troppo facile questa azione che ha portato al terzo gol del Sarzana, qua subito la punizione di Torner che termina lato, Ipinasar che ha realizzato il gol numero 22 della sua ottima stagione sin qui, il terzo in due gare di Coppa Italia, certo che il Lodi dietro ancora una volta ha lasciato un po' a desiderare, lo scontro alla balaustra a metà pista tra Compagno e Cinquini che poi è andato in là alla ripartenza 2 contro 1 del Sarzana, Sarzana che intanto è arrivato già a 8 falli, 5 quelli del Lodi, dunque questo naturalmente è un discorso da tenere in considerazione, ma sono ancora i rossoneri ad avanzare con Osorio, attaccato da Torner che la prende in maniera pulita, poi va a terra, vogliono il cartellino blu dalla panchina del Lodi, fischia il fallo di squadra Galoppi, qua andiamo a rivedere prima del time out. No, non c'era secondo me, perché è vero che arpiona con la gamba, però secondo me forma involontaria Stefano. Assolutamente, intanto pronto il microfono in panchina con Alessandro Bertolucci. Siamo
Abbiamo visto ora, se si stira la palla rapida dalla parte opposta si crea un buco qua, perché questo sale. Ci gioco, ma non è detto che ci devo andare per forza, può partire anche quello della parte opposta. Voglio palle basse e tenere tempi. Importantissimo ora, che siamo un po' stanchi, giocare, avere la palla qui. Veloce. Tenere i tempi ora. Dobbiamo tenere più la palla qui per... Piuttosto giochiamo 2-2 un attimo, e la fase difensiva accorti, compatti e parlare, perché siamo a 9, non restiamo agganciati nei blocchi. Non veniamo sempre a fare il blocco quando partiamo, soprattutto dall'iniziazione. Allarghiamo, ci diamo spazio. Okay. Attenzione, mettono il culo e entrano gli opposti, eh! Dai ragazzi, dai! Attenzione agli opposti che in qualche modo entrano, dice Alessandro Bertolucci. Occhio che siamo a 9, il Pinazzaro ha sottolineato, adesso che siamo un po' stanchi gestiamo anche un po' palla, magari con il 2-2 per riuscire insomma a rifiatare anche un po' per un Sarzana che a differenza dell'Odi è andato tanto e ha speso tanto sicuramente in questo primo tempo. È interessante anche la gestione proprio dei due time out in maniera diversa, no? Bresciani catechizza quasi i suoi, dice loro dobbiamo fare così e non sente granché le proteste, no, dei suoi giocatori. Bertolucci, anche quando i Pinasarli ha detto siamo un po' stanchi, lui ha detto comunque tenete i tempi. Quindi sono due approcci totalmente diversi alla partita. Vediamo adesso un po' quale darà i suoi frutti. Al momento vediamo il Sarzana 3-1, ma quei 9 falli potrebbero pesare tanto, perché mancano 8 minuti ancora abbondanti alla fine di questo primo tempo, ma ci sono 25 da giocare. Assolutamente. Borsi in possesso di palla, mentre nel Lodi è rientrato Jordi Mendez al posto di Checco Compagno. Jordi Mendez che adesso fa ripartire i suoi, prova un'azione personale, la palla dentro per il taglio di Luzzi che la devia in maniera quasi anche involontaria, pallina che termina lato non di molto. Torner ancora per il Luzzi. Lodi che deve naturalmente sfruttare adesso questo momento nel quale il Sarzana magari proverà a lasciare un po' più l'iniziativa. Ancora il Luzzi, la conclusione, e come aveva chiesto il suo allenatore Ipin Azar davanti al tiro a interrompere questa altra potenziale azione del Lodi. Il Luzzi, il blocco di Cinquini, il Luzzi, il piedone di Francesco De Rinaldis che manda la palla in tribuna, sacrificio cuore di tutti i giocatori rossoneri in questa fase di gioco. La conclusione adesso ancora del Lodi a cercare la deviazione, palla che torna in possesso del Sarzana con Bertolucci che richiama Francesco De Rinaldis, l'autore del gol del 2-0, rimette in pista Ion Galbas. È un Sarzana questo che deve imparare adesso a giocare un po' più sulle palle sporche, perché è chiaro che sul 3-1 è inevitabile, anzi, che a 7 minuti dalla fine del primo tempo il Lodi cerchi una reazione quantomeno d'orgoglio. Questo Bertolucci se lo aspetta, l'abbiamo sentito anche dal time out, e ha detto proprio ai suoi, appunto, come ricordavi anche tu, sporcate i tiri, cercate anche, forse anche a livello psicologico, riuscire a smorzare la spinta offensiva del Lodi può servire al Sarzana per contenere intanto ora e riprendere un attimo il fiato, ma anche per snervare un avversario che è indietro con i falli rispetto al Sarzana, solo quota 5 la squadra di Ciccio Bresciani, e che quindi per il Sarzana è bene che salgano il numero di falli a carico del Lodi. Tanto vediamo che in vediamo panchina... Greco Dolorante, mi pare, sì, molto a vederlo da qua, è stato sotto le cure del massaggiatore Stefano Verdelli fino a poco fa. Intanto conclusione di Pinazzarra, spinta da Grimal, prova a ripartire il Lodi, quello che sottolineavi tu era importante. Intanto però arriva un capolavoro di Capitani Luzzi che realizza il 3-2, prima Compagno, poi il Luzzi, diciamo i due senatori, anche se Compagno naturalmente è giovanissimo, ma per militanza della squadra, che provano a tenere vivo il Lodi in questa durissima semifinale. Allora, intanto guardando un po', sbirciando nella parte trasparente della balaustra, riusciamo a vedere che Greco si sta toccando la zona pube coscia. Sì. Quindi probabilmente, vedendo anche dall'espressione, lo vediamo con le mani addirittura mani nei capelli. Faccia, esatto, sì. non è una buona notizia. Molto rassicurante questo. E non è una buona notizia per la squadra. Eccolo di Bresciani. Qua inquadrato, lo vediamo adesso. Sì. Guarda Gabriele. Non è una buona notizia, dicevo, anche perché sappiamo e abbiamo sentito quanto il Sarzana teme un giocatore come Alberto Greco. Assolutamente, quindi... che sai,
Noi che l'abbiamo visto insomma un po' durante tutto l'anno, Alberto Greco ha fatto un impressionante primo mese di stagione dove tra gol e assist era stato quasi quello più decisivo nelle prime quattro partite, si parla di ottobre, poi è arrivato l'infortunio, quel problema muscolare che l'ha costretto a star fuori 4-5 partite, da lì ha sempre fatto un po' fatica e proprio nell'ambiente lodigiano si diceva quanto fosse importante recuperarlo a pieno, ritrovare il Greco del primo mese, adesso che arriva il momento decisivo della stagione, vederlo questa immagine in panchina non è che ci rassicura troppo, speriamo che non sia nulla di grave, anche se adesso non ci sembra così. Nel frattempo il Sarzana ha reinserito di nuovo Frade Rinaldis per Borsi, adesso 5 minuti all'intervallo, Lodi che si è rifatto sotto con la perla numero 40 della stagione di Domenico Illuzzi, occhio a Mendez che va, poi Rossi rientra bene su di lui, dicevo 40 gol per Domenico Illuzzi, un gol fondamentale quello del capitano anche per dare un po' di per dare la scossa squadra. Esatto, qua compagno prova ancora, poi va in mezzo a due ma perde pallina, potenziale 2 contro 1 che non si gioca molto bene Galbas e allora permette a Elia Cinquini di ritornare sulla sfera. Illuzzi, qua peccato un po' di inesperienza, Juan Galbas si è un po' lamentato giustamente De Rinaldis che poteva portare ancora un po' la pallina in avanti prima di servire magari sul taglio, il compagno invece ha cercato questa palla così in profondità quasi a scaricarla. Qua palla lunga di compagno per Mendez che ancora non è entrato in questa semifinale, ma insomma la sua prima sin qui strepitosa stagione italiana ci ha abituato a vederlo spesso e volentieri improvvisamente accendersi. Intanto arriva il decimo fallo del Sarzana, mi pare dalla mimica di Carmazzi, così è infatti, decimo fallo Sarzana. Decimo fallo che è arrivato quasi per un'inezia. Fallo in attacco di Pinazzaro. Quasi un'inezia quando invece poco prima c'era un blocco. C'era un blocco evidentissimo che infatti Bresciani aveva leggerissimamente richiamato l'attenzione di Galoppi. Sì, diciamo che per questo fallo in attacco l'hanno un po' sistemata gli arbitri. Esatto. Perché ovviamente il blocco irregolare non visto da Galoppi era clamoroso. Enorme. Quindi sì, decimo fallo adesso è importantissimo. Decimo fallo adesso è importantissimo. A 3.57 dalla fine del primo tempo, se il Lodi riesce, proprio con compagno, se non sbaglio, a rimettere in piedi la partita, poi nel secondo tempo, diciamo, l'inerzia potrebbe anche andare dalla squadra di Bresciani con la panchina un po' più lunga che si ritrova nonostante, ammesso che, certo, nonostante l'infortunio di Greco. Esatto, vediamo allora, compagno contro Corona. Parte compagno, le finte, i gaggi, la palla poi va dentro, Carmazzi fischia prima però per... No, il movimento anticipato di Corona che c'era stato, però a quel punto se la pallina è entrata, mi permetto di dire, rivediamolo qua. Eh sì, sì, è qui un erroraccio di Carmazzi, per un semplice motivo, ha visto Corona andare sul secondo rimpallo, sicuro col guantone, pensava che la pallina prendesse tutto un altro giro, uscisse completamente dallo specchio della porta e nel momento in cui fischia l'arbitro non può tornare indietro dalla sua decisione. Certo. Ovviamente la pallina poi gli è sgusciata via, è entrata in porta, qui errore di Carmazzi, io credo che arriverà anche qualche scusa forse a fine primo tempo, non credo che Bresciani le accetterà almeno fino alla fine della partita. Fino alla fine della partita. Ormai ovviamente una volta l'arbitro fischia, ricordiamo ai telespettatori da certo, casa, non è che può rimangiarsi assolutamente. Allora si ripete di nuovo compagno contro Corona, stavolta compagno va subito in porta, la pallina la mette a lato e allora si resta sul 3-2 con questo episodio, insomma, dove la fortuna non ha sicuramente sorriso al Lodi. Qua il Sarzana che prova a ripartire, ma compagno chiude bene, poi lottano Illuzzi e Galbassi, il fallo stavolta è del capitano giallorosso e qui ha rischiato tantissimo, se non sbaglio, proprio Pinazzar del Sarzana, perché nel recuperare quella pallina anziché servire sulla sinistra, un compagno libero in accorsa è andato a servire un retropassaggio rischiosissimo perché era appena finito di rubarla a un avversario, c'era meno due giocatori dell'Odio lì pronti a recuperare il possesso, quindi qua il fallo è arrivato provvidenziale a salvare un possibile break a favore della squadra lodigiana. 3.24 al termine del primo tempo, Sarzana avanti 3-2, poco fa compagno ha fallito la punizione del possibile pareggio, per la verità l'aveva fatta, poi c'è stato insomma quell'episodio sul fischio di Carmazzi. Adesso Mendez recupera una buona palla, 2 contro 1 Lodi, Mendez, Illuzzi, Mendez, Corona si salva, qua Mendez non ha trovato quello che spesso quest'anno
lo ha contraddistinto, cioè il killer instinct proprio davanti al portiere avversario. Bravo Corona, però clamorosa occasione per il pareggio del Lodi. Tanto si toglie il guanto compagno, ha preso probabilmente un colpo, vediamo qua sì, nello scontro fortuito poco fa sulla tre quarti. Qua rivediamo Jordi Mendez, si allunga tutto Corona e col guantone sinistro riesce a chiudere. Bell'intervento di Corona, però, esce compagno, probabilmente il colpo al volto per il 77. Al suo posto dentro di nuovo Rick Turner. Dicevamo di Corona, quanto decisivo in certi interventi mai facili, uno contro uno contro Mendez. Non so quanti portieri in Serie 1 possono vantare di essere riusciti a negare un gol così a campo aperto a un avversario come Mendez. Assolutamente. Rossi in possesso di sfera dietro per Davide Borsi, il taglio di Rinaldis, tocco di prima per Galbas. Rossi contro Cinquini, lo scarico ancora per Borsi. Sarzana che mantiene viva la sua azione d'attacco, poi prova la conclusione Borsi, qua Grimaldi allunga e si salva, anche se per poco, insomma, la pallina non lo beffava alle sue spalle. Intervento poi alla fine sì, decisivo e importante, ma che rischio. Non perfetto i tempi, no, soprattutto di intervento di Grimalt, che ci è arrivato con un attimo di ritardo, con un attimo di anticipo in realtà, perché la presa con dalla base del collo è un punto, quello dove la pallina può prendere dei versi strani. E per poco infatti non la prendeva. Turner, mentre prima avete visto ancora Mendez provare a liberarsi, arriva un altro fallo a carico del Sarzana a 11. Già a poco meno di due minuti dall'intervallo, meno 4 a entrambe le squadre. Esatto, 6 il Lodi, 11 il Sarzana. Si riprenderà con una punizione in diretta per i giallorossi. La tocca a Mendez, a Illuzzi, poi prova la conclusione qua Mendez con Borsi. Lo scontro tra i due, il fischio di Galoppi. Se le dicono anche un po' i due, c'è cioè stato un po' un aggancio, un abbraccio non proprio consenziente tra i due in area. E adesso d'altronde ovviamente più passeranno i minuti e più secondo me le tensioni inevitabilmente verranno fuori. E come sottolineavi anche tu qualche minuto fa, chiaramente certo importante le tattiche, certo importanti le dinamiche di gioco e le giocate personali poi dei grandi giocatori che ci sono in pista, ma quanto conta in una gara così, in una gara secca che vale la finale, ovviamente l'aspetto psicologico e l'inerzia di un match che abbiamo visto può cambiare da un momento all'altro. Eh sì, basti ricordarsi la semifinale che i nostri colleghi Ercolini e Nannina hanno circa 25 minuti fa, o poco più, finito di raccontare. Insomma, lì l'inerzia della partita si è capovolta più e più volte per un'inezia, anche per un fischio arbitrale a volte. Adesso l'inerzia deve gestirla bene il Sarzana, che si trova in avanti 3-2 su un Lodi che sicuramente a livello qualitativo ne ha di più ancora. La Mendez, palla dentro, vediamo il fischio, il fallo di squadra combinato da Carmazzi e Galoppi, che sono guardati un paio di volte per decidere. Rivediamo l'intervento di Galbas, anche sì, a vedere il replay, il contatto è in area. E quindi potrebbe essere un altro rigore, fallo prima. Carmazzi invece dà un fallo al limite dell'area, probabilmente, non so, ha visto l'inizio del contatto, qualche spinta che ha sbilanciato Mendez nella corsa. Francamente, da quello che abbiamo visto, ma noi abbiamo il video, gli arbitri no, ricordiamolo certo, sempre, sembrava un fallo in area che avrebbe potuto valere il rigore per il Lodi. Mette il Sarzana adesso, può continuare a imbastire l'azione. Galbas 1-16 al termine della prima frazione di gioco, che il Sarzana vuole provare a chiudere in vantaggio dopo averla condotta nel punteggio anche con il doppio vantaggio a lungo in questa prima parte. Il Lodi prova in questi ultimi 60 secondi ad arrivare al pari già prima del riposo. Turner, la pressione di Borsi su di lui, servizio per Mendez, di nuovo Turner, Cinquini anche in area, la conclusione di Turner, la palla resta lì, Luzzi per Mendez, Rossi la respinge, anche qua le proteste accennate di Luzzi, poi Borsi, ma buon rientro difensivo di Elia Cinquini, sempre prezioso, 38 secondi e poi il fischio, stavolta contro Jordi Mendez, inquadrato in questo momento per l'ottavo fallo dell'Odi, e Galoppi che va ad ammonire verbalmente in panchina Checco Compagno, reo evidentemente di qualche
parola di troppo. Sì, fortunatamente non c'era il microfono del nostro Stefano Zamperini lì a cogliere ciò che Francesco Compagno ha detto a galoppi. Esatto. Certo è che 12 falli di squadra a 8, partita bella tesa con il passare dei minuti, l'abbiamo detto, sì. Iniziano un po' a saltare i nervi, a essere un po' più croccante. Sì, sì. Anche ci aspetta sicuramente un grande secondo tempo, mentre vedo da qua che Alberto Greco si è tolto addirittura i pattini, sì. E quindi credo proprio che non ce la farà, non lo rivedremo in pista a meno di un miracolo nell'intervallo. Le lacrime di Alberto Greco erano già significative, purtroppo per lui dopo l'infortunio che già quest'anno, ricordavi tu, l'aveva vessato, un altro brutto colpo. 13 secondi, power play di Lodi, di fatto, perché Rossi era rimasto giù, la conclusione di Mendez, l'altra grande parata di Corona, occhio però a Borsi, Rossi solissimo, manca completamente l'impatto con la palla e praticamente si divora quello che avrebbe potuto essere un clamoroso gol. Emozioni fino alla sirena. Finisce qui però il primo tempo 3-2 Sarzana. Gabriele, rivediamo probabilmente adesso le ultime due azioni, ecco il 4-3 dell'Odi con la paratona di Corona su Mendez e sul ribaltamento di fronte proprio allo scadere Chicco Rossi che cicca la pallina del 4-2. Eh sì, qua era un po' in ritardo Mendez, ma anche Torner che non si è girato a guardare chi avesse alle spalle, si è fermato al limite dell'area aspettando la marcatura anziché andartela a cercare con l'attaccante, il vero perno offensivo che era Chicco Rossi, completamente solo lì sul secondo palo. Secondo me Bresciani qualcosina ai suoi difensori ha da dire negli spogliatoi, io un monumento lo farei a Simone Corona, anche l'ultima, sì, parata che la regia ci ha riproposto, veramente clamorosa. Viene da dire, non è un caso che nella sessione di mercato che c'è stata, e lo sappiamo tutti, l'abbiamo raccontato sui rispettivi giornali, assolutamente, Simone Corona sia stato al centro di ampie e varie trattative con una delle corazzate di questo e anche del prossimo campionato come il Trissino, e poi è deciso di rimanere a Sarzana. Nel frattempo, intanto che aspettiamo Stefano Zamperini che ci porti ai microfoni qualche ospite in questo primo tempo, vediamo se è già pronto, ci vuole ancora qualche minuto, no? Credo di sì. Vediamo, è pronto allora. Il nostro Stefano, vai. È pronto. Allora possiamo dare la linea a Stefano Zamperini. Siamo qui con Roberto Brusati, direttore generale di Media Sport Group, che ci ospita da terza stagione nell'hockey su pista. Insomma, penso che i telespettatori di MS Sport e MS Channel stanno vedendo uno spettacolo molto importante per l'hockey su pista in questa rassegna di Coppa Italia, in queste due semifinali soprattutto. Ah sì, assolutamente sì, tre partite, una più bella dell'altra, sicuramente la prima di Serie B combattuta ma un pochettino più lenta, poi queste due sono veramente due partite fantastiche che era un po' di tempo che non si vedevano così belle a livello di hockey pista. È un piacere come sempre avere l'occhio in pista sul nostro canale, ci mancherebbe. Sì, tu sei amante storico dell'occhio su pista, un innamorato ovviamente da tanti anni, da Novarese, da tanti anni che non è, il Novara non è in Serie A, però insomma è auspicio di tutti di vedere grandi piazze nell'occhio su pista, ma non è solo occhio su pista, ovviamente questa partnership tra FISR e Media Support Group, ma anche è tutto il digitale, il satellite. Ultimamente ovviamente c'è un cambio a livello italiano per le frequenze, per i nuovi codec del digitale. Parlaci un po' di quello che sta avvenendo nel mercato televisivo. Diciamo che teoricamente da settembre ci dovrebbe essere una modifica in quelli che sono i sistemi di trasmissione sul digitale terrestre, perché si dovrebbe passare dal protocollo MPEG-2 al protocollo MPEG-4, quindi sostanzialmente tutti i vecchi televisori non riceveranno più il segnale, sempre che ovviamente non venga rinviata questa cosa a causa Covid. Dal nostro punto di vista noi stiamo già trasmettendo da 2 anni con questo nuovo sistema, che è lo stesso che usiamo anche sul satellite, quindi non ci sono sostanziali differenze. Ci auspichiamo che ci siano delle ulteriori implementazioni, stiamo cercando di migliorare la qualità del nostro, diciamo, del nostro segnale, stiamo provando a passare all'HD perlomeno sul satellite a partire da settembre. L'accordo con TVSAT, che è partito proprio l'altro ieri, ci permette di raggiungere altre 6 milioni di persone, 4 milioni di famiglie a livello italiano. Stiamo provando a crescere per dare visibilità allo sport. Il nostro progetto è quello, cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile.
ovviamente c'era questa partnership embrionale con Hockey Pista, che ora si allarga con i playoff ogni tre giorni, praticamente siamo in diretta oggi questa due giorni, però insomma è lo sforzo importante per tutti, però non è solo Hockey su Pista, ci sono tanti altri sport, qui ovviamente la FIP, la pallacanestro, la Federazione Italiana Pallacanestro, che insomma fa vedere la Serie A2 e anche la femminile, no? Sì, sui nostri canali c'è... Abbiamo ospitato tre settimane fa la finale di Serie A2 di Coppa Italia, un altro grandissimo spettacolo da Cervia, abbiamo la Lega Basket Femminile, la Serie A1, ci saranno un po' di novità penso nelle prossime settimane, un po' di cose che bollono in pentola per riempire il palinsesto estivo, ci devono essere le Universiadi che sono state purtroppo rinviate a causa Covid, abbiamo un po' di idee, stiamo cercando di svilupparlo, stiamo cercando di fare alcuni format nuovi, cerchiamo di seguire lo sport a 360 gradi sostanzialmente, quello che cerchiamo di fare. L'hockey pista poi è il nostro primo amore sostanzialmente, al di là della passione personale che come dicevi prima tu mi coinvolge da tanti anni, è stata la prima federazione che ha creduto nel nostro progetto e ci ha aiutato sicuramente con la loro fiducia. Noi aiutiamo la federazione con tanta visibilità e loro hanno aiutato noi perché ci hanno creduto in noi e ci hanno aiutato a crescere ugualmente. Poi delle partnership come questa di questo weekend e poi i playoff con il canale 190 in Versilia, ovviamente raggiungere praticamente tutte queste zone d'Italia per hockey su pista che sono importanti. Era fondamentale trovare un appoggio sulla Versilia, ci stavamo provando da tanto tempo, era abbastanza difficile, purtroppo il nostro segnale era visibile in tutta la Toscana, ma fortunatamente nella parte della Versilia era difficile, abbiamo trovato l'accordo con il canale 190, sicuramente ci sarà la visibilità per tutti i playoff fino alla fine della stagione, proveremo a mantenere l'accordo anche per l'anno prossimo se non ci riusciremo a gestirlo autonomamente. La domanda da un milione di dollari, perché un po' tutti i tifosi, gli appassionati ti chiedono è come migliorare l'hockey su pista televisivamente parlando, perché è un annoso dilemma che ormai da decenni è a questo port. Quale sarebbe secondo te una ricetta o qualcosa che tu hai in mente o uno sviluppo che si potrebbe fare? Ma devo dire che il lavoro che state facendo è già veramente incredibile, perché dal punto di vista delle riprese, della qualità, delle grafiche, è veramente un lavoro encomiabile da questo punto di vista. In tre anni abbiamo fatto passi da gigante. Migliorarlo sicuramente una telecamera mobile potrebbe essere, ma poi bisogna sempre fare i conti con il budget. Poi in questo momento con il Covid è sempre difficile fare i conti con i budget. Però sicuramente una telecamera mobile che possa cogliere gli aspetti, diciamo le sfumature particolari a bordo campo sarebbe la cosa che potrebbe arricchire ancora di più la produzione che già state facendo. Insomma, abbiamo detto tutto, penso come a nome della federazione ringraziamo Roberto Posati per tutta la disponibilità in questi anni, ovviamente speriamo che continui questo rapporto perché è necessario che questo sport abbia la necessità di entrare sui televisori italiani con il digitale terrestre, questo mondo sconfinato di canali, e penso che la partnership sia veramente proficua per entrambi. Sicuramente, cioè noi ci auspichiamo che la partnership possa proseguire anche per le stagioni prossime, ripeto, sicuramente per passione personale, ma anche perché l'hockey su pista è uno sport spettacolare, merita di essere visto. Okay. Speriamo che si possa ritornare presto a riempire i palazzetti per farlo vedere ancora più gente dal vivo. Tutte le persone che vengono a vedere l'hockey su pista se ne innamorano, bisogna cercare di portare gente a vederlo per far crescere il movimento. Grazie e in bocca al lupo Roberto. Grazie a voi, a presto, un saluto a tutti. Allora, grazie, lascio la parola a Gabriele e a Stefano in tribuna, grazie, a presto. Allora, ringraziando Stefano Zamperini e il suo graditissimo ospite, lanciamo uno spot che è anche un po' una grande vetrina per la Versilia e Forte dei Marmi, che sono stati in grado di ospitare questa due giorni sportiva e che finalmente hanno riportato un grande evento dell'hockey su pista in TV e nei palasport. Thank you.
E allora, bellissime immagini di Forte dei Marmi che ci ospita e che ospita questa grande kermesse di Coppa Italia di hockey su pista. Vedete il Lodi già schierato, il Sarzana ancora che rientra alla spicciolata. Ne approfitto per chiedere a Gabriele, per chi ovviamente magari se la fosse persa la splendida prima semifinale tra Forte e Follonica, di farci un breve riassunto di 60 e più minuti di grandi emozioni terminati, se non vado errato, 10-8 dopo i rigori per il Forte. Esattamente, è terminata proprio con la vittoria del Forte dei Marmi, ma soltanto ai tiri di rigore la prima semifinale di questa Coppa Italia, un derby tutto in salsa toscana, tra l'altro arrivato dopo due partite in regular season al Fulmicotone, pareggio all'andata, vittoria del Forte a 0,2 secondi sul Follonica nella gara di ritorno, quindi se l'erano promesse e ripromesse le due squadre non hanno deluso le aspettative. Penso nei derby toscani tra Forte e Follonica questo abbia superato tutti gli altri del passato di grande misura, uno spettacolo veramente intenso, qualche decisione arbitrale dubbia, ma ovviamente anche nelle interviste post partita hanno gli stessi sportivi che l'hanno vissuto in prima persona compreso che gli arbitri possono anche sbagliare nonostante a tutte le proteste durante i 50 minuti, e c'è da dire che è stato veramente un grande spettacolo, gol su gol, prima avanti il Follonica, poi il Forte dei Marmi riesce a ricucire, mette la freccia il Forte dei Marmi, il Follonica recupera un secondo tempo all'alta tensione che a lungo è rimasto il risultato di parità, poi un finale dei tempi regolamentari, un cost to cost con addirittura l'espulsione temporanea di Righignata. Bertozzi, il secondo portiere, è entrato, subito gol, ma ha fatto almeno altri due o tre interventi clamorosi che hanno permesso al Forte poi di ricucire e ritrovare il pari con Federico Ambrosio, sempre su tiro diretto per espulsione temporanea di Fernando Monticelli, e poi da lì tempi supplementari volati e tiri di rigore dove Monticel e l'ex di turno Marco Pagnini hanno trovato in Righignata un muro insormontabile, e lì il Forte dei Marmi ha fatto la differenza. Forte cecchino, perché le ha messi 4 su 4 tra l'altro ai rigori. 4 su 4 i rigori, che ricordiamo non è mai facile insomma nell'hockey. Esatto, Forte che tra l'altro non si è neanche speso in festeggiamenti, l'ha detto anche Orlandi a fine partito, ha detto ai miei: recuperate, andate a casa e riposatevi, domani c'è una finale da giocare, la vuole vincere ad ogni costo. Alberto Orlandi non si è nascosto nelle ultimi giorni, anche nelle ultime settimane, c'è una grande atmosfera di adrenalina nello spogliatoio ovviamente del Forte, vedremo chi sarà l'avversario dei padroni di casa, possiamo dirlo, tra il Sarzana che viene da dire sorpresa, ma in realtà sorpresa non è, oramai detto. Credo che non si possa più, esatto, perché tante volte ancora si usa il termine rivelazione. Guarda, io ti posso dire che in precampionato Lodi e Sarzana si erano affrontate proprio al Pala Castellotti, e chiacchierando a fine partita con Francesco De Rinaldis, che naturalmente è un amico dopo che ha trascorso tantissimi anni a Lodi, in un'intervista a fine partita lui diceva: il nostro presidente, che tra l'altro è pochi seggiolini sotto di noi, Maurizio Corona, giustamente lui parla sempre di salvezza, inizio stagione, di raggiungere la salvezza, però a mio avviso oramai questa squadra è una squadra che deve guardare in più, molto più in là, ed effettivamente insomma campionato da record straordinario, 51 punti abbiamo detto prima, è una semifinale di Coppa Italia che si sta giocando alla grande, tra l'altro. E mentre rammendano la porta in attesa quindi che si possa partire con questa ripresa, viene da dire insomma un Sarzana che non è più rivelazione, torna male anche dire outsider, sì, sebbene sulla carta effettivamente abbia quel tipo di ruolo e se lo senta anche un po' sulle spalle. Dall'altra parte un Lodi che deve arrivare quantomeno in finale per rispettare le aspettative, un Lodi che è venuto qua a Forte dei Marmi, Stefano, con l'amarezza di non averla potuta giocare, certo, in casa, perché avrebbe potuto godere in quanto prima in griglia della prelazione, ma poi sappiamo che Lodi è una zona che è stata particolarmente colpita dal Covid, comune non se l'è sentita, comprensibile la decisione, comprensibile l'amarezza anche della società. E allora è iniziato il secondo tempo di Lodi Sarzana, deve uscire la seconda finalista, subito grande azione di Mendez, salvataggio di De Rinaldis in qualche modo sulla riga, Carmazzi poi fischia e ferma il gioco, rivediamo qua Mendez che si libera bene i due uomini, va al tiro, salta praticamente Corona, De Rinaldis non si sa nemmeno come è riuscito a salvarla. Secondo me De Rinaldis si è accorto di aver preso la sfera quando gli è arrivato all'altezza volto, perché aveva la stecca lì per tutt'altro motivo, gli è rimbalzata sulla stecca, una sfortuna terrificante quella di Mendez che
mi viene da dire, Stefano, è alla prima vera azione che ha fatto in questa partita. Sì, ci si aspettava di più da lui. Ne ha fatte, ha avuto un paio di occasioni nel primo tempo, ma sicuramente il suo impatto sul primo tempo non è stato quello che ci si aspettava e quello che ha fatto vedere in stagione questo secondo tempo. Insomma, la sua partenza è stata buona, vediamo se darà continuità. Lodi che si è ripresentato con Grimaldi, Luzzi, compagno Torner Mendez, Luzzi qualche però regala palla al Sarzana e sulla sventola di Pinazzar c'è il manone di Grimaldi a respingere, dall'altra parte Corona, Galbassi, Pinazzar, Rossi e De Rinaldis per il Sarzana. In questo avvio di ripresa 12 falli dei Liguri, 8 quelli del Lodi, che qua ancora è costretto a chiamare Vale Grimala all'intervento sulla palla buttata là da Galbas, con due giocatori adesso, Rossi e De Rinaldis, molto bravi nelle deviazioni in area. E se tu sottolineavi prima come Alberto Orlandi non si è mai nascosto quanto punti a questo trofeo, ti posso confermare che anche dall'altra parte, cioè dalla parte lodigiana, e da inizio stagione comunque dopo il quarto è stato ribadito, e ancora prima di questa Final Four, che da bresciani anche ad alcuni giocatori hanno sottolineato come dal primo giorno di raduno comunque questo è un obiettivo. Verrebbe da dire la grande assente, il grande elefante nella stanza, il grande fantasma qui è il Trissino, altro che squadra che aveva come obiettivo la Coppa Italia e ha anche lo scudetto ovviamente, e che invece è stato eliminato proprio ai quarti di finale, una partita rocambolesca, lo ricordavi anche tu in apertura di telecronaca nel primo tempo, dal Forte dei Marmi. Ma andiamo con la cronaca diretta. Assolutamente, il Trissino che ovviamente ha pagato il settimo posto del giorno d'andata, che l'ha opposto chiaramente al Forte nei quarti di finale. Qua Mendez, girata debole, respinta la Corona, arriva compagno, ancora una deviazione mi è sembrato di Rossi. Nel frattempo noi vediamo che nella panchina del Lodi, insieme al tecnico Gigio Bresciani, c'è il secondo portiere Riccardo Porchera, c'è Elia Cinquini, ci sono i fratelli Andrea e Mattia Gori, non c'è Alberto Greco che è rimasto negli spogliatoi. Evidentemente l'infortunio purtroppo non è banale. Sì, sì, purtroppo dispiace per lui, abbiamo visto che si toccava l'inguine, la zona inguinale quantomeno, mi è sembrato la coscia sinistra, non so dove avesse l'infortunio la prima volta, però sicuramente anche per una... io l'ho visto qua a Forte dei Marmi con Jordi Burgaia, per un giocatore aver subito un infortunio, ricaderci anche mentalmente non è facile. Speriamo e facciamo i migliori auguri ovviamente in ottica playoff all'Alberto Greco. Tra l'altro ti posso anche dire, perché ne avevamo parlato in quel periodo in cui era fuori, per lui si è trattato di fatto della prima volta, di un primo infortunio, non aveva mai avuto problemi seri tali da rimanere fuori un mese come gli è successo quest'anno, e quello sicuramente sulla testa può aver giocato. Speriamo che naturalmente Alberto riesca a riprendersi quanto prima. Torner intanto avanza, va a terra, doppio fallo, diciamo così, che non è quello tennistico, ma sono due falli nella stessa azione, viene fischiato comunque quello su Mendez, il Sarzana arriva a 13. Lodi sempre fermo a quota 8, il Luzzi per Torner, Lodi sempre fermo a quota 8 e sempre sotto di 1, chiaramente chiamato alla rimonta per andare a prendersi la finale. Galbas per Chicco Rossi, supera la metà pista, poi scarica sui Pinasar, il Luzzi di fronte all'argentino, compagno prima di De Rinaldis, ma solo per un attimo perché poi la pallina torna tra le stecche rossonere. Galbas, il giro palla per Ipinazar, ancora Galbas, De Rinaldis, sempre Sarzana a manovrare, cercato De Rinaldis, Torner su di lui, lo costringe ancora ad uscire, stanno per scadere i 45 dell'azione d'attacco. Qua Chicco Rossi non riesce di fatto a disfarsi della pallina in tempo, e diciamo che se Bresciani voleva un atteggiamento difensivo diverso dai suoi in questa azione, insomma Lodi si è messo bene lì dietro a difendere e ha portato il Sarzana fino ai 45 secondi. Occhio però che qua c'è ancora Galbas, palla dentro, Torner provvidenziale, seguiamo il 2 contro 1, Mendez, Torner, Mendez, palla su Corona, la palla di Torner di ritorno per Mendez un po' più avanti rispetto alla posizione dell'attaccante spagnolo che non è riuscito a battere a rete. Sì, hai giustamente detto una visione diversa da un punto di vista difensivo, l'avevamo detto anche in conclusione del primo tempo, Gigio Bresciani avrebbe dovuto e ha effettivamente strigliato un po' i suoi sotto quel punto di vista. Abbiamo visto anche come Torner era
francobollato proprio a Chicco Rossi, su quella respinta corta c'era la sua stecca e non quella dell'avversario. È fondamentale, perché con un avversario dalle caratteristiche come Chicco Rossi, ma in generale un po' tutti i giocatori del Sarzana hanno questo tipo di gioco, che evidentemente si confà a quello che dice e che detta Alessandro Bertolucci, è essenziale proprio la concentrazione sulle marcature. Assolutamente, concentrazione e reattività che è un po' costata proprio al Lodi il primo gol in apertura di Chicco Rossi. Qui altra punizione di Galbas che arriva diretta in porta, Grimale è costretto all'intervento. Ricordiamo che De Rinaldis su una punizione indiretta simile nel primo tempo ha fatto centro. Adesso palla a due nel vertice alto dell'area giallorossa, Compagno la sbroglia e prova a portare su i suoi. Naturalmente l'assenza di Greco, oltre che abbiamo detto per lui, pesa naturalmente nelle rotazioni di Gigio Bresciani, che ha un cambio importante in meno da usare. Il Luzzi qua si è liberato, poi cerca palla dentro, ma Ipinazar molto bene prima di Mendez, che poi va a soffiargli pallina. Volevano il fallo i giocatori del Sarzana, è tutto buono per il Lodi. Torner qua frettoloso e impreciso, e allora 3 contro 2 Sarzana. Rossi Galbas, larghissima però la conclusione del 55, un paio di errori da una parte e dall'altra, poi Torner recupera questa sfera, prova a piazzarsi in area, Mendez si era liberato bene della marcatura, ma Torner non ha avuto proprio lo spazio per servirlo. Poi qua il Luzzi che perde un'altra pallina sulla tre quarti, Sarzana che avanza, Torner con un pattino in maniera involontaria però secondo i direttori di gara. E ricordiamo che nel fallo di pattino sentiamo qualche protesta, ovviamente ci vuole chiaramente deve esserci, al di là dell'intenzionalità deve esserci il movimento del pattino a colpire la pallina, non che la pallina ti carambola addosso, non puoi fare ovviamente niente, altrimenti sottolineavi... ce ne sarebbero una settantina di rigori, dico. Tanto qua c'è un fallo sul cartellino ovviamente, ma fallo di squadra, 14esimo, quindi si riaccende la luce rossa dalla parte di Alessandro Bertolucci, eccola lì, la vediamo intanto il replay che ci ripropone la regia. Sì, ovviamente non ha spostato, almeno a vedere dalle immagini, il piede Torner. Sottolineavi quanto incida sulle rotazioni ovviamente l'infortunio di Alberto Greco, è chiaro, parecchio, e soprattutto nell'ottica di una semifinale che, come abbiamo visto, può anche andare nell'overtime, avere di fatto un solo cambio, perché poi per non abbassare effettivamente il livello ha soltanto i 10 quini da inserire e per far rifiatare gli altri, quindi dovrà pensare a rotazioni forse più leggere, viene a dire, cioè più frenetiche, dalla pista alla panchina Gigio Bresciani, per imbastire, per permettere anche ai suoi di arrivare a termine dei 50 regolamentari e forse chissà con un po' più di energie. Assolutamente, un Gigio Bresciani che tra l'altro nell'ultima parte, nella seconda parte di stagione, ha utilizzato spesso, soprattutto nella prima parte di gara, il doppio cambio, cioè cambiando due pedine alla volta, di fatto a metà tempo, poi ancora un po' più avanti, insomma mossa che non potrà più fare vista l'assenza di Greco. Torner per il Luzzi, Sarzana ha 14 falli come hai ricordato prima, Compagno intanto lo scarico per Torner, scontro tra il Luzzi e De Rinaldis, qua la sventola di Torner, c'è la deviazione e allora la pallina che ritorna in possesso del Lodi, vedete il contrasto, il Luzzi De Rinaldis, De Rinaldis lamentava un fallo in attacco del suo ex capitano che non è stato ravvisato, riparte Compagno per il Lodi attaccato da Galbas. Torner nella propria metà pista, per un attimo si dimentica la pallina, poi si ricorda che è abbastanza importante portarla avanti, lo scarico per il Luzzi, Compagno, ancora Torner, Mendez a sgomitare in area con Ipinazar, bel duello quello, il Luzzi ancora una volta qualche difficoltà di controllo. E allora Rossi per De Rinaldis che è tutto solo e manda la palla altissima, praticamente solo contro Grimal, clamorosa occasione fallita dal Sarzana. Io fossi Gigio Bresciani un time out lo chiamerei, perché il Luzzi prima è stato ignorato da Compagno e aveva fatto un gran movimento in attacco, si è lamentato e l'ho visto un po' scarico, tanto attenzione Compagno. Compagno fa una gran giocata, gli parte però altissima la conclusione, tentativo di alza e schiaccia, li finisce altissimo. Era un po' sbilanciato, oggettivamente non era ben coordinato. Dicevo, il Luzzi prima ha fatto un gran movimento in attacco, ignorato da Compagno o forse impossibilitato a ricevere quel passaggio, si è un attimo destabilizzato, tant'è che in difesa prima ha perso una pallina molto sanguinosa e poi si è perso completamente De Rinaldis, i cui movimenti conosce fin troppo bene, e l'ha lasciato completamente solo contro Valentin Grimalt. Fortuna per il Lodi,
E intanto arriva il quindicesimo fallo del Sarzana in attacco, Chicco Roscontro, Chicco Rossi Luzzi, che andiamo a rivedere credo in questo momento. E Galoppi era a due passi, ha fischiato il quindicesimo fallo del Sarzana. E allora altra punizione di prima per il Lodi, che nel primo tempo sempre su punteggio di 3-2 la fallita con Compagno, ricordiamo, l'aveva realizzata, poi quel fischio molto discusso di Carmazzi che avrebbe dovuto lasciare proseguire il secondo tentativo fuori. Adesso cambia il tiratore, va Eric Torner contro Simone Corona. Eric Torner che ha 2 su 6 ai tiri diretti, ovviamente si parla di campionato, di regular season, vedremo un po' come si comporterà l'ex Forte Marmino e anche ex Valdagno. Parte Torner, pallina che si infila alla sinistra di Simone Corona, il gol del 3-3, poi Torner che va ad esultare dietro la porta di Corona con Alberto Greco, che adesso riusciamo dalla nostra postazione a scorgere con il ghiaccio sull'adduttore. 3-3 la pareggia, Torner al 6:49 del secondo tempo su punizione di prima, quel 2 su 6 che ricordavi tu Gabriele poco fa per la cronaca, due realizzate entrambe a Valdagno nella vittoria 6-2 di fine regular season. Allora di nuovo in parità Lodi Sarzana, questa seconda semifinale che insomma non sta assolutamente lesinando emozioni come ce ne aveva regalate la prima. Qua Rossi bene in anticipo su Mendez, cerca poi una palla dentro molto difficile per Borsi, la chiude Eric Torner che poi chiama i suoi a salire, si fa porta a spasso un paio di maglie rossonere, allarga per il Luzzi, finta su Borsi, ancora lo scarico per Torner, ha un po' di spazio, pensa per un attimo al tiro, poi torna sui suoi passi, l'uscita da pivot puro di Mendez a deviare palla per il Luzzi, ancora Jordi Mendez dietro la gabbia di Corona, lascia a capitano il Luzzi e va a prendere posto in area, il Luzzi l'alza per Mendez e la deviazione volante debole però su Corona, dall'altra parte subito il Sarzana con un'altra grande chiusura difensiva di Eric Torner che poi riparte, Rossi un po' in ritardo, il Luzzi, Mendez, la respinta di Corona e poi il fischio di Galoppi, palla 2. Quante azioni in questo frangente di gara, Gabri? Sì, premeva a sottolineare proprio il cambio di volto di Eric Torner, tanto impreciso in fase difensiva, tanto puntiglioso adesso, non ne manca una, Chicco Rossi tagliato completamente fuori dalle verticalizzazioni del Sarzana, ti lancio così anche una provocazione, quanto contano adesso i due falli che pesano, diciamo così, un po' tipo spada di Damocle sul Lodi, che a quota 8 a questo punto sul 3-3 concedere un tiro diretto potrebbe essere forse anche una possibile svolta. Torner che nel frattempo è andato in panchina a rifiatare dentro al suo posto Elia Cinquini, ti dico che per in quanto a falli di questa stagione il Lodi, come ti già dicevo nel primo tempo, sembra quasi un miracolo essere 8 e già essere nel secondo tempo, perché insomma a Bassano il Lodi nell'ultima di regular season ha raggiunto i 10 falli, che mancavano ancora 12 minuti alla fine del primo tempo, quindi già incredibile così, però evidentemente il computo dei falli è un fattore e l'abbiamo visto poco fa col 3-3 realizzato proprio su tiro diretto da Eric Torner. Adesso palla 2, Galbas con Compagno e ancora una volta il 77 che nel corso del primo tempo ha realizzato il gol dell'1-2, il suo centesimo in maglia giallorossa, che fa ripartire il Luzzi, cerca questa palla dentro chiusa da Borsi, ancora il Luzzi per Mendez attaccato alla balaustra da Borsi, arriva un altro fallo contro il Sarzana, il numero 16. La mia provocazione di prima era un po', appunto, conoscendo le statistiche del Lodi, era proprio sul quanto è importante rimanere a quota 8 o liberarsi di questa spada di Damocle di un tiro diretto, visto che comunque Lodi può vantare un portiere come Valentin Grimalt, che è vero reduce da un infortunio, ma che già stasera insomma, ha dato prova di essere uno dei migliori in Serie A 1. Assolutamente, i Pinazzar per Borsi. Il Luzzi gli tira via pallina pulita, gran recupero del capitano giallorosso che poi si prende lo spazio, ma c'è il fallo in attacco di Compagno e che dunque porta il computo dei falli sul quale stavamo dibattendo fino a un attimo fa già a 9. Allora 15:50 alla fine, 9 falli al prossimo, sarà il Sarzana ad andare dal dischetto lungo.
il punteggio 3-3 in questa seconda semifinale, che assegna un posto da avversario al Forte dei Marmi nella finalissima di domani delle ore 18. Qua Galbas in qualche modo riesce a superare Mendez, poi Borsi tira praticamente dalla propria tre quarti, la respinge Compagno, la pallina torna a Galbas, deviazione di Compagno che per poco non sorprende Grimal, bravo a ritornare sui suoi passi. Adesso ancora Lodi che avanza con Compagno dietro per Capitani Luzzi, supera rapidamente la metà pista il capitano, poi lo scarico dietro per Elia Cinquini che prova questa conclusione, a palla sta lì Compagno, respinto dalla difesa, murato da un paio di maglie rossonere, occhio subito a Borsi dall'altra parte, Cinquini un muro praticamente davanti al capitano del Sarzana, poi il fischio di Carmazzi per recuperare la ginocchiera credo di Borsi, adesso non vedo esattamente, di Cinquini esattamente, e proteste da parte della panchina del Sarzana che in realtà insomma, era in fase di impostazione dell'azione. Sono un po' curioso di capire adesso Bresciani, proprio conoscendolo, come gestirà questo nono fallo, perché a Forte dei Marmi mi ricordo distintamente una partita Eurolega, se non ricordo male, in cui Forte ha 9 falli, lui chiese proprio ai suoi giocatori, chiamò addirittura il time out, fate il fallo, perché evidentemente fidandosi, lui si fida molto dei suoi portieri e ne avendo un con Valentin Grimalt, riuscire a sbolognarsi anche la tensione che può provocare un nono fallo anche mentalmente, tu sei più guardingo anche in fase difensiva, se riesci poi a pararlo hai tutta la partita, hai l'inizio della partita dalla tua, se subisci gol hai tutta ancora in questo caso 15 minuti praticamente per poter recuperare e anche ribaltare le sorti di un incontro. Assolutamente, una notazione che quest'anno con i ragazzi in maglia giallorossa non c'è stata bisogno di fare, perché spesso e volentieri, ripeto, si sono arrivati da sole, però sicuramente adesso è un qua per esempio Mendez ci è andato piuttosto vicino, i Pinazzari intanto tornare rientrato in pista per il Luzzi e naturalmente Bresciani dà qualche minuto di riposo a turno. E è inutile che ribadisca quanto detto nel primo tempo su Gabriele Buffoni e Gigio Bresciani, arriva il decimo fallo del Lodi e allora punizione di prima Sarzana, decimo fallo che andiamo a rivedere in questa inquadratura, Cinquini netto su Chicco Rossi due volte, quasi gli ha detto te l'ho data una volta, non me l'hai vista, te la ridò. Poche anche le proteste, mi viene da pensare che in effetti abbia proprio chiesto ai suoi l'ho detto nel primo tempo che potresti andare là e quindi non mi sbagliavo. Punizione di prima Sarzana, Alessandro Bertolucci mette dentro Alvaro Osorio per la conclusione diretta, il ragazzino cileno arrivato dopo mille traversie quest'anno a Sarzana, 8 gol in stagione, 5 proprio su tiro diretto contro Valentin Grimal, derby tutto sudamericano. Parte Osorio, tutto mancino, a una mano Grimal lo costringe ad allargarsi e fa un grande intervento, soprattutto rimanendo su per non abboccare alle finte che adesso andiamo a rivedere di Alvaro Osorio. Provato tutto ad una mano, che destrezza Osorio, mamma mia, e qui Grimalt se l'è studiato veramente tanto, questo ti dicevo sui falli diretti, sui falli e sui tiri diretti Bresciani ci dedica una particolare attenzione nella preparazione alle partite, questo significa tanto studio, non cedere alla tentazione di spostarsi anche solo leggermente sul palo significa fare la differenza in queste occasioni, e adesso l'inerzia mi viene da dire 14-12 alla fine dei tempi regolamentari è tutta a favore dell'Odi che ha 5 falli prima di concedere un altro tiro diretto, 4 se le fa il Sarzana prima di godere di un tiro diretto, ma soprattutto adesso può reimpastire il giro palla che l'abbiamo visto insomma essere una delle caratteristiche peculiari della squadra lombarda. E dunque Vale Grimald respinge il secondo tiro diretto dopo il rigore di Galbas, qua occhio perché c'è l'aggancio di Compagno sui Pinazzari di pattino, arriva il cartellino blu del signor Galoppi che ha proprio mimato l'intervento di Compagno di pattino, lo rivediamo, non ha trovato la palla e col pattino in girata è andato ad agganciare, forse involontario ma sicuramente scomposto l'intervento, quindi fallo giustissimo e cartellino altrettanto giusto mi viene da dire, e questo è un fallo che è molto ingenuo perché concedere un altro tiro diretto è un po' una seconda chance per il Sarzana adesso di spostare completamente gli equilibri.
panca puniti per Checco Compagno, l'inquadrato che avete visto disperarsi lui stesso per l'intervento che, come sottolineava Gabriele, sicuramente era involontario, non voleva starci d'aggancio, però col pattino l'ha preso in pieno. Allora cartellino blu ineccepibile stavolta contro il giocatore del Lodi, e allora altra punizione di prima Sarzana, altro momento topico, i Pinasar stavolta contro Grimalt, e ancora più derby, vai Pinasar, traversa, poi Grimalt recupera, arriva Cinquini, clamorosa sfortuna qua, mi viene a dire, del Sarzana, perché Pinasar aveva fatto tutto molto bene per liberarsi al tiro, palla sulla traversa, poi bravo Grimalt ancora una volta reattivo sul tapin del connazionale Sarzana, dunque che non sfrutta il secondo tiro diretto consecutivo nell'arco di pochissimi secondi. Si resta 3-3, adesso però 2 minuti di power play per gli uomini di Alessandro Bertolucci, con Borsi che prova la conclusione, Grimalda alza sopra la traversa, dunque Sarzana qua non molto fortunato dopo la traversa di Galbas nel primo tempo, quella di Pinasar adesso su punizione, e poi è stato molto bravo ancora una volta il portiere argentino sul secondo tentativo del connazionale a respingere. Si resta 3-3, Lodi che si salva. Sì, terrificante sfortuna qua di Pinasar, che era partito a colpo sicuro, aveva freddato Grimalt che si aspettava forse da lui qualche finta in più, ha colpito la traversa piena, si è sentito un gog in un palazzetto senza pubblico, è vero che riusciamo a sentire le parole degli allenatori magari essendo a bordo pista, ma si sentono anche i rumori diciamo che fanno da contorno alla partita, un gong pazzesco qua al palaforte, e risultato ancora fermo sul 3-3. Praticamente questo secondo tempo ha visto il guizzo di Eric Turner su tiro diretto, di fatto 3 punizioni di prima, quella realizzata da Turner che è valsa subito il 3-3 del Lodi, e poi le 2 fallite dalla Sarzana con Osorio e Pinasar. Sarzana che ha ancora l'uomo in più per 1 minuto e 10 secondi qua, però Mendez riesce a recuperare una palla, poi Borsi ferma l'azione, la possibile ripartenza di Jordi Mendez, che sarebbe stato a una metà pista chiaramente di distanza, ma solo contro il portiere. Mendez attaccato proprio dai Pinasar, Lodi in 3 uomini deve tenere quanto più palla. Cinquini rischia qualcosa sulla pressione di Chicco Rossi, poi scarica questa palla in avanti regalandola a Rossi, 50 secondi ancora di superiorità numerica per il Sarzana. E Pinasar, Galbas, il triangolo difensivo del Lodi, qua Turner riesce a metterci una pezza perché c'era stato un movimento che stava per liberare completamente, poi non si capiscono, Turner e Cinquini, allora riparte il Sarzana, Borsi, Turner però si oppone col fisico, pareva Mendez in seconda battuta a recuperare la pallina, la tiene Mendez, c'è Turner davanti a Grimalt, ecco lo servito, poi la butta su subito Eric Turner, chiede spiegazioni Mendez, però d'altronde poche erano le soluzioni. Ultimi 10 secondi di power play per il Sarzana, e Pinasar, Galbas a largo da Borsi che ha un po' di spazio, lo prende, la conclusione respinta da il suo ex compagno a Matera, Vale Grimalt, e si ritorna in parità numerica perché rientra Capitani Luzzi, non sfruttato benissimo, buona difesa del Lodi, ma Sarzana non ha avuto molte occasioni in questi 2 minuti. No, c'è stato quella non sfruttata che poteva, di cui poteva godere, se non sbaglio, proprio Capitan Borsi, per un movimento errato di Cinquini che si era un po' troppo accentrato, ma lì è venuto fuori Rick Turner a fare la differenza. Quindi nulla da fare, sicuramente Bertolucci non proprio contentissimo di come hanno gestito il power play. Intanto botta dalla distanza con deviazione di Chicco Rossi. Nulla da fare per il Sarzana. Ancora risultato sul 3-3, Lodi che adesso può rimbastire un po' il suo ritmo di gioco. Vediamo adesso, cominciano a capire chi ce n'ha di più, anche sì, a livello fisico, perché sta giocando ormai, si sta per entrare negli ultimi 10 minuti dei tempi regolamentari, capire anche in che modo intendono affrontare le squadre, se con un po' più di risparmio o se cercare di schiacciare l'avversario e chiuderla nei 50 minuti. Qua Turner forza una conclusione, buon per lui, la palla gli torna sulla stecca perché era ultimo uomo, è un rischio abbastanza enorme. Mendez attaccato da Borsi, gira fino dietro la gabbia di corona, poi cerca la soluzione personale, chiuso dalla difesa rossonera, riparte ancora Borsi,
Turner, la chiusura ancora del 99, che se nel primo tempo dietro qualcosa aveva concesso, in questo secondo tempo al di là del gol su punizione difensivamente sta facendo una prova magistrale. Qua il Luzzi, palla larghissima, poi Mendez trattenuto da Borsi, non fischiano gli arbitri, riparte il Sarzana, Galbas, miracolo di Grimald qua. Miracolo di Grimal, perché Galbas aveva fatto tutto benissimo, l'aveva messo a sedere e noi eravamo già pronti a commentare il gol. In realtà super parata del portiere argentino. Sì, l'ha presa con la rotella del pattino, credo, non so come abbia fatto a pararla, perché le aveva completamente steso sull'altro palo, ha alzato per un istante la gamba. Ovviamente la regia ce lo riproporrà al primo momento di stallo disponibile di una partita che si sta avvicinando sempre più alla sua fase clou. Mi viene da dire su Eric Turner, infatti do subito la parola a Stefano, al momento per quello che mi riguarda il migliore in pista dell'Odd. Conclusione ancora di Galbas, palla alta e time out chiesto da Alessandro Bertolucci, il primo di questo secondo tempo a 9:29 dal termine della gara. Qua probabilmente rivediamo intanto l'azione di Galbas, ma sentiamo anche le parole di Bertolucci. Ascoltatemi bene, al momento che questo mette il culo, ok, questi due esterni qua devono chiudere dentro l'area, ok, perché altrimenti questo qui rischia di far fallo. Come fanno questa azione qui, questi qui sparano e chiudono centralmente, poi dopo se la rigiocano fuori riprendiamo posizioni. E offensivamente, linee di passaggio, scarico, inversione, uno dietro porta, boom. Tempo, recuperiamo 3, 4, 5 secondi, poi risalgo e vedo se questo stare su questo qui che hanno paura del tiro, questo viene 9, ok? Questo viene 9, non è obbligatorio passargli la palla, questo qui può fare anche solo un movimento e ostacolarlo per l'ali da diagonale del rovescio, però si deve fermare, ok? Non voglio che si vada in 3 dentro l'area, va bene? Dai, senza nulla ragazzi! Tutto molto chiaro, direi, compreso questo che mette la parte tra la schiena e le gambe, che credo fosse Jordi Mendez, che è proprio quello che va a prendere posizione in quel modo, e poi ha sottolineato nella parte finale del time out, non voglio che andiamo in tre dentro l'area, fondamentale ovviamente non lasciare, soprattutto a 9:30 dalla fine, sul 3-3 gli spazi in contropiede. Soprattutto con questo, che ormai chiameremo così, perché esatto, abbiamo intuito essere Jordi Mendez, che può veramente essere letale se gli lasci pista aperta come stava per accadere poco fa in questo secondo tempo. Una lettura direi attentissima quella di Alessandro Bertolucci, che continua a fare, me lo ricordo a Trissino nell'ultima Coppa Italia, sembrava un folle praticamente lungo la balaustra, lo sta facendo anche qui nonostante gli spazi siano un po' ridotti là dove ci sono le panchine, qua al Palaforte. Veramente attentissimo, soprattutto quello che sottolineavi tu Stefano, cioè non voglio mai entrare con tre in area, l'intelligenza di dire siamo sul 3-3 contro una delle favorite, se non possibile regaliamo. Non regaliamo niente, pensiamo anche a portarcela avanti quanto più a lunga possibile. Nel frattempo il suddetto questo alias Jordi Mendez è andato a rifiatare in panchina, è rientrato al suo posto Checco Compagno dopo i 2 minuti di panca puniti, 8:40 al termine di questa intensissima seconda semifinale tra Lodi e Sarzana. Compagno dentro per il Luzzi, arrivano 2 maglie rossonere come 2 treni a chiudere il possibile tiro del capitano giallorosso. Qua De Rinaldi si impalleggia quasi, va in porta da Grimald, ne stiamo vedendo insomma davvero delle belle in questa gara. Cinquini per Turner, ancora la combinazione tra gli due ex Forte Marmini, poi la palla su Illuzzi. Il ruolo di questo l'ha preso proprio Illuzzi, se vedi, proprio dai movimenti. Compagno va via, poi viene chiuso ancora da 2 maglie rossonere, forse con un colpo sulla mano, sul bastone, si gioca per gli arbitri. Galbas al largo dai Pinazar, tipico nella stagione lodigiana nei momenti in cui Jordi Mendez rifiata in panchina, che Capitani Luzzi vada a prendere quel ruolo, il ruolo dal quale è partito, di attaccante, di uomo d'area insomma, e la sua prolificità quest'anno è stata spaventosa, con quello di stasera abbiamo detto prima 40 le reti di Capitani Luzzi. De Rinaldi dentro per la deviazione di Rossi, prima Grimald e poi Turner a pulire l'area lodigiana, la pressione però altissima di Francesco De Rinaldis sul 99, che la mette su per Compagno. Buono l'aggancio di Compagno, che poi si trova di fronte i Pinazar, che commette il 17° fallo
del Sarzana. Adesso il time out è dall'altra parte, andiamo a ascoltare Gigio Bresciani mentre abbiamo rivisto il fallo di Pinazar su Compagno. Siamo chiesti, respirate. L'acqua dove? L'acqua dove? Una volta non potevo tirare, siamo arrivati in porta da quel colpo. Ragazzi, bisogna, uno, non voglio vedere il giocatore fermo qua, l'altro fermo qua e loro sono tutti qui. Ragazzi, via, vengo con la palla, sono lì, vado via, se non mi segue gliela do, se no vado giù. Ragazzi, non possiamo giocare da fermi così. E poi difensivamente ancora meglio, non molliamo. Non molliamo. Vai, ragazzi, abbiamo detto al timeout prima, giochiamo lateralmente e tutto. Loro hanno cominciato a mettere due giocatori, tirano dentro. Ragazzi, io ve lo dico, per vincere questa partita ci vogliono il coglione. Sono stato avanti. Io voglio vedere gente. Non deve chiudere più il passaggio. Voglio vedere gente. Vamos, va. Vai, dai, ci siamo, sui blocchi. Sui blocchi. Convinti se cambiate, sì. Poesia pura, direi. Poesia pura, volevo sottolineare che tra il questo qua usa il mulo del time out prima e questo, insomma, le altre gli attributi ecco, insomma, non ci fanno mancare niente. Due grandissimi allenatori che siedono sulle panchine di Lodi e Sarzana. Allora, fuori dal time out chiede carattere ancora ai suoi e ancora meglio dietro di quanto già non bene hanno fatto. In questa ripresa intanto la sventola di Torner che sta in pieno l'incrocio dei pali su punizione, altro episodio da fermo che poteva cambiare e ribaltare il match. Clamoroso incrocio dei pali di Eric Torner, intanto altro fallo contro il Sarzana, ancora su Torner. Sarzana a 17 e mancano ancora 6:59 al termine del match. Torner, i Pinazar stavolta sul 99, il Luzzi in area con Chicco Rossi. Cinquini ancora per Torner, prova a puntare Pinazar, va via Torner, il Luzzi cerca di trovare spazio in area, poi ancora Torner per il Luzzi che si era liberato, il tiro in porta lo fa di fatto in Pinazar al suo compagno Corona, poi respinge. Allora adesso il Sarzana dall'altra parte con Chicco Rossi, scarico dietro ancora per i Pinazar, da questi a Galbas, De Rinaldis lungo la balaustra, l'ex giallorosso tiene sfera, poi scarica su Galbas che va via bene a Cinquini che lo insegue, palla dentro per Rossi, non ci arrivano né lui né compagno. In seconda battuta però Rossi riconquista la sfera, la scarica dietro dai Pinazar, 10 secondi per l'azione d'attacco del Sarzana, i Pinazar fa tutto bene ma c'è ancora Eric Torner per l'ennesima volta, davvero un baluardo dietro in questo secondo tempo. Compagno in orizzontale torna da Eric Torner che scarica adesso per il Luzzi, prova a puntare il Luzzi, la conclusione in diagonale, la respinta di Corona che era lì a aspettare il diagonale da sinistra di Capitani Luzzi. 5 minuti e 35 al termine dei tempi regolamentari, 3-3 tra Lodi e Sarzana in questa seconda semifinale. De Rinaldis ancora largo da Galbas, Galbas sfrutta il movimento, la conclusione respinta da Grimal, lontanissimo arriva da Compagno che è il primo a fiondarsi sulla pallina, però non ha tempo e spazio per tentare una giocata. Allora si riorganizza il Lodi con il Luzzi dietro da Torner, il blocco di Luzzi, Torner scarico per Compagno dietro porta, arriva anche Luzzi, Compagno la tiene, la rigioca su Torner e adesso naturalmente la pallina scotta sempre di più, più passano i minuti e più diventa rovente la sfera. Compagno in mezzo a due, va giù Compagno, Galoppi gli fa chiaramente cenno di alzarsi. Poi interrompe il gioco, sta anche dando spiegazioni a Compagno che è rimasto a terra, chiamano i sanitari dalla piacerebbe panchina. Rivederla un attimo al replay, ecco qua. È un blocco secondo blocco me di Rossi. È un blocco di Rossi al limite del regolamento, se non per dire irregolare, perché comunque si è bloccato proprio sulla corsia di percorrenza dell'avversario. Galoppi continua a spiegare le sue ragioni. Verrebbe da dire che la ragione non conosce, comunque vabbè, andiamo avanti con si rialza Compagno, arrivano
dottor Segalini e Stefano Verdelli, il masseur dell'Amatori, a sincerarsi delle condizioni del 77. Naturalmente nel frattempo le squadre fanno un time out improvvisato, noi però non possimo andare a sentire, certo. Tra l'altro, una cosa che aveva sottolineato Bresciani nell'ultimo time out, continuare a forzare proprio sulle corsie laterali, lo stava cercando di fare Lodi proprio con compagno, uno degli interpreti insomma di questo tipo di gioco. Effettivamente mancano 4:36, Zarzana è un po' sparito, l'ha letta molto bene Bresciani. Mi aspetto una contromossa al volo di Alessandro Bertolucci in questo momento, perché sono entrambi, si conoscono benissimo i due tecnici, conoscono bene i modi di giocare l'uno dell'altro fin dai tempi, insomma, al di là di quanto tempo sono stati compagni, avversari, rivali, ma mi viene da dire anche nei derby qua in Versilia tra Forte e CGC Viareggio, quando allenavano rispettivamente queste due squadre. Mi aspetto un Zarzana adesso che ci mette davvero il tutto per tutto, non credo che voglia aspettare passivamente i supplementari, anche se potrebbe essere una tattica questa di Bertolucci. Nel frattempo è rientrato Jordi Mendez per compagno, che è uscito sotto le cure dei sanitari lodigiani. Allora, ultimi 4 minuti, poco più, di questo Lodi Sarzana avvincente. Seconda semifinale, come lo era stata la prima tra Forte e Follonica. Galbas allo spazio per forzare la conclusione, che non passa tantissimo lontano dai pali di Vale Grimalt, la recupera poi Elia Cinquini in verticale per il Luzzi, la controlla sull'attacco di Pinasara. Ricordiamo Lodi 10 falli, Sarzana 18 per l'aggiornamento. Qua triangolo, Mendez per Torner, e la pallina in porta, il gol di Jordi Mendez. Jordi gol che va a abbracciare Gigio Bresciani in panchina a 3:38 dalla fine. L'avevamo visto poco per tutta la partita, mette il 4-3, che può essere davvero pesantissimo. Eh sì, era quella che era mancata per tutta la gara, la sincronia dei movimenti, lo rivediamo qua adesso riproposto dalla nostra regia, tra Torner e Jordi Mendez. Guarda qua, in che fazzoletto di pista se la sono scambiate i due, specialmente il secondo tocco, quello di Jordi Mendez per Torner prima del tocco di ritorno, è stato veramente fatto sotto le gambe dell'avversario, che credo fosse De Rinaldis in copertura. Sì, esatto, credo. E è stato veramente eccezionale tutto partito, però, e qui credo che Alessandro Bertolucci sia un po' arrabbiato con i suoi, da una forte disattenzione difensiva si sono alzati in due su Torner al centro della pista. È ovvio che se lasci così tanta pista scoperta, poi Torner è uno che anche braccato riesce a trovarti la verticalizzazione giusta. Assolutamente, trova lo spazio anche dove non c'è, intanto qua Grimal su Galbas, dunque Lodi la ribalta dopo essere stato sotto praticamente per tutto il primo tempo e per lunghi tratti nella partita, e a lungo sul pareggio. Adesso ha messo il naso davanti a 3:38 dalla fine, ora ne mancano 2:47. Bertolucci pronto a un nuovo time out. Dicevi giustamente tu la combinazione dei due spagnoli che avevamo un po' chiamato nel corso di questa telecronaca. Per il momento porta il Lodi in vantaggio con Torner, che ha trovato lo spazio anche dove non c'è. Lui è in grado di fare queste cose quando mette il suo talento in pista. Intanto arriva la conclusione ancora di Pinaz, di Galbas, e Mendez stavolta in fase difensiva va a recuperare, poi va anche a subire il 19° fallo del Sarzana. E andiamo allora in panchina da Alessandro Bertolucci. 2:18 alla fine, time out Sarzana. Calma, c'è nulla, guarda, 2:30. Ehi, possessi corti, recupero palla, ci posizioniamo 2-2, ok? Un diretto, quello che dà la palla fa un mezzo blocco, questo da centro e spara, ok? Bisogna fare possessi 10-15 secondi per trovare le posizioni e andare in porta. Spera che crediamo, okay? E poi cercare di farle andare giù lungo le balaustre per cercare di andare a doppiare, ok? Quanto siamo di fallo? 9. Dai. Li ha, diversamente da tutti gli altri time out, sentito com'è diverso. Time out decisivo, 2:18 alla fine della partita, ha detto: oh, facciamo così, mezzo blocco, possessi 10-15 secondi, vuole un ritmo frenetico Bertolucci, ha chiesto dall'altro, l'aveva chiesto anche prima del time out a De Rinaldis, di fare il secondo perno offensivo, quindi sbilanciare un po' il suo Sarzana. Citando il collega, ha bisogno di carattere la squadra adesso ligure.
e ha detto accurata poca cosa importante, e lì abbiamo visto un attimo di gelo. A quanti falli siamo? Abbiamo visto lo sguardo di Bertolucci sul tabellone, 19 falli, forse questo può rovinare un po' i piani. Il Sarzana costretto a spingersi in avanti. 2.14, ultimi 2.14 forse di questo, di questa seconda semifinale. Torner per Compagno, che nel frattempo è rientrato nel Lodi al posto di Elia Cinquini. Il Luzzi la mette su lunga per nessuno, di fatto per Corona che la appoggia a De Rinaldis. Siamo entrati negli ultimi due minuti di gioco. Galbas subito al tiro, Grimal pronto a respingere. Sarzana, come abbiamo ricordato, 19 falli, quindi naturalmente fare attenzione, ma nello stesso tempo deve rischiare, perché è ovvio che se vuole allungarla deve provarci. Qua Torner mette su un'altra palla in comprensione con Compagno. Allora i Pinasar di nuovo non gestiti benissimo gli ultimi due possessi del Lodi. Poi Pinasar sbilancia Mendez, arriva Torner, si lotta come dei leoni, arriva un fischio di Galoppi, credo per punire forse il pattino di un giocatore del Sarzana, almeno così è indicato. Galoppi, qua vediamo se noi la rivediamo meglio nel replay. Qui intanto un bel body check di Nazar Mendez ai limitissimi del regolamento. Torner, altra palla buttata sulla terza dal Lodi per riconsegnarla al Sarzana. Galbas, Mendez di fronte a sé, la conclusione di Galbas, la deviazione mi è parso di Luzzi, la tiene viva De Rinaldis. Ipinasar, conclusione, altra deviazione, Rossi prima di tutti. Siamo entrati negli ultimi 60 secondi di partita, il Lodi deve tenere, il Sarzana prova a spingere, esce anche Corona, entra il quinto di movimento che è Borsi, la porta del Sarzana è vuota, il Lodi in possesso con Torner, devono trovare il tiro. Mendez, non c'è il portiere nel Sarzana, il Luzzi dalla panchina si stavano sbracciando tutti per dire a Torner di tirare. Incredibile. Allora adesso Corona resta fuori, Sarzana attacca in 5, Ipinasar subito dentro, palla respinta, la recupera Borsi, 29 secondi, finale incredibilmente col Patos. Ipinasar, Mendez davanti a lui, Borsi, Rossi e De Rinaldi in area, Galbas al largo del Pinazzara, ancora per Galbas, la conclusione, la respinta Rossi, il Luzzi prima di Grimal, poi Mendez, poi ancora Pinazzara, 15 secondi, Galbas, De Rinaldi per Pinazzara, assedio Sarzana in questi ultimi 10 secondi, Luzzi la manda lunga, Galbas addosso al Compagno, 3 secondi e finisce qui la seconda semifinale, la vince il Lodi dopo 50 minuti davvero intensissimi. Decide il gol di Jordi Mendez a meno di 4 minuti dalla fine, 4-3 Lodi. Che partita però, Gabriele, partita incredibile, l'avevamo scritto entrambi, è la finale sulla carta dal risultato più scontato, ma una quelle proprio da cui aspettarsi le sorprese maggiori. Non era affatto chiusa fin dall'inizio questa partita, lo ha dimostrato il Sarzana, onore al merito ragazzi di Alessandro Bertolucci. Li vediamo sulla parte sinistra dei vostri teleschermi, là dove c'era la porta di Simone Corona, che tra l'altro da non capitano ma capitano morale va ad abbracciare e a consolare tutti i compagni. Eccolo qua inquadrato, Ipinasar ma anche Osorio e hanno dato davvero tutto. Ancora grandissimi complimenti a Alessandro Bertolucci e alla sua banda di ragazzi che ha fatto anche stasera una grandissima partita conducendola a lungo. E guarda dove va Alessandro Bertolucci, ancora prima di andare adesso ragazzi, dopo aver manifestato la sua amarezza con un paio di calci alla balaustra, ecco che va a salutare l'amico Gigio Bresciani. Un abbraccio con Gigio Bresciani, loro che sono stati compagni proprio a Lodi, anche tra le altre squadre a inizio anni 90, Ale Bertolucci e Gigio Bresciani. Allora la vince il Lodi, la vince 4-3, ma che fatica, che sofferenza con il dopo il riepilogo dei gol, perché abbiamo subito Stefano Zamperin pronto con Francisco Ipinasar. Una partita incredibile per voi, primo tempo con una grande intensità, secondo tempo avete un po' sofferto l'orientamento del Lodi, ma è stata una partita incredibile da parte vostra. Buonasera, sì, è stata una partita veramente dura, abbiamo fatto un primo tempo grandissimo, ma sappiamo quello che è Lodi, no? Non ti puoi rilassare perché vabbè, si è visto nel secondo tempo che son venuti con tutto, noi eravamo un po' stanchi quindi l'abbiamo sofferto, però complimenti a Lodi, ha fatto una grande partita, forse noi ci aspettavamo di più dopo il primo tempo che abbiamo fatto, però vabbè, così lo sport.
Grande intensità nel primo tempo, però Saldana ha lottato su ogni pallina, ha segnato, è riuscito ad andare in vantaggio, poi cosa è mancato nel secondo tempo? Gambe oppure precisione? Sì, io credo un po' di tutto, perché sei stanco, dopo la precisione si abbassa, è normale. Dopo abbiamo avuto due punizioni di prima che non abbiamo saputo approfittare, un rigore. Vabbè, sappiamo quello che è Grimaldo, un grandissimo portiere, purtroppo non abbiamo fatto gol, però al di là di tutto siamo contenti della partita che abbiamo fatto. Adesso avete i playoff, avete, se non sbaglio, il Follonica, una partita, un po' di pausa e dopo si rituffano nei playoff. Sì, ora pensare ai playoff, abbiamo visto stasera il Follonica, sarà una partita durissima per noi, uguale a questa. Quindi dobbiamo prepararci bene e andare alla partita con testa e un po' più tranquilli. Grazie, grazie Fran. Grazie mille, buonasera. Ora c'è Enrique Torner qui con noi. Enrique, insomma, avete vinto, siete in finale, però avete sofferto il primo tempo, poi siete usciti alla distanza nel secondo tempo, grande precisione e grande voglia, nonostante l'assenza di Greco che ha subito un infortunio piuttosto importante. Sì, infatti iniziamo di qua, no? Questa vittoria soprattutto va per lui. E poi abbiamo sofferto, sì, uno squadrone, il Sarzana, vabbè, si sapeva che tutte e quattro squadre erano forti. E sono contento che siamo saputi giocare col risultato, no, non ci siamo innervositi. e niente, sono contento, abbiamo fatto tanta fatica ma non abbiamo perso la testa, che questa è una cosa importantissima, e domani sarà un'altra partita. Infatti avete dimostrato fin qui tutta la stagione di avere grande pazienza a cercare, anche se in inferiorità o comunque anche in svantaggio, di rientrare in partita. Il tuo assist vincente per Jordi, che faticava perché comunque era sempre raddoppiato, e quella volta siete riusciti dopo mille volte a trovare lui libero. Sì, infatti Jordi ha fatto un grande lavoro, ha lottato tutta la partita dentro l'aria, ha sempre marcato bene, ma sapevo che una l'entrava sicuro perché non ha mollato mai, e forse questa è la forza della nostra squadra, che anche con il 3-1, anche con 4-3, non ci ha mollato mai di testa. Sono molto contento, ripeto, e spero vedere domani la stessa mentalità. Esatto, domani insomma era la finale che tutti aspettavamo, perché comunque siete le due regine di questo campionato, Lodi e Forte di Marmi. Ovviamente è un pronostico difficile ora come ora a dirlo, però insomma siete due squadre importanti, ovviamente vi mancherà un cambio importante, però ve la giocherete fino all'ultimo minuto, penso. Sì, ti ripeto, le squadre penso che tutte e quattro stanno a un livello altissimo. E domani ci sarà il Forte, come ci poteva essere il Follonica, alla fine sono andati a rigori, vuole dire che è stata una partita molto competita. E niente, mentalità, rilassarsi ora nell'albergo, riposare, e domani partita nuova, e vogliamo vincere, bisognerà fare di tutto. Grazie, grazie. No, niente, prego. Grazie anche a Ritorner. A linea a voi Gabriele e Stefano in tribuna. Grazie Stefano, allora abbiamo sentito le parole di due grandi protagonisti, sì. Ti divertivi un po' con Torner, no? Beh sì, è un ragazzo che ci conosciamo, dato abbiamo la stessa età, lui ha dei baffi un po' più proponibili, sì. Ma è assolutamente un campione assoluto, per me il migliore in pista oggi, gol decisivo per il 3-3, ma soprattutto un assist inventato dal nulla per Mendez, e quindi domani alle 18 Lodi Forte dei Marmi, quella che poteva sembrare alla vigilia una finale annunciata, che in realtà annunciata non lo era affatto, e si scontreranno le due grandi di questa Coppa Italia, una potenziale antipasto di quello che può essere anche una potenziale finale scudetto. Una sfida che noi due, mi permetto di dire, non abbiamo quasi mai visto, no, quindi no, per noi sarà totalmente inedita. Negli ultimi anni assolutamente non abbiamo viste, e sarà naturalmente il clou del programma di domani, che andrà a chiudere questa splendida Final Four, che programma domani che si aprirà con la sfida di cui abbiamo parlato anche precedentemente in telecronaca alle 11, Vercelli contro CGC Viareggio, Paolo De Rinaldi contro Massimo Mariotti per la finale di Coppa Italia di Serie A due. Poi alle 15 vanno in pista le ragazze con la finale femminile tra il Roller Matera e l'Hockey Valdagno, e gran finale alle 18
con Amatori Vasken Lodi, Forte dei Marmi, la partita che tutti attendevano e che assegnerà il primo trofeo per quanto riguarda naturalmente la Serie 1 di questa stagione. Vedete la grafica che ce lo ricorda puntualmente. Direi che abbiamo finito, andiamo a riposarci qualche ora e poi domani insomma saremo di nuovo al Palaforte per goderci lo spettacolo di questa Final Four. Grazie Gabriele, grazie per la tua ottima compagnia e ottima telecronaca. Grazie a te Stefano e grazie a tutti coloro che ci hanno seguito oggi, con l'invito ovviamente a farlo anche nella giornata di domani. Grazie a tutti, buonanotte e a domani dal Palaforte. Thank you.